Allora, buongiorno a tutti. Vi chiederei di prendere posto, così possiamo iniziare con la mattinata. Bene, buongiorno a tutti, do il benvenuto a chi è presente qui in sala e anche a chi ci segue da, da remoto a questa seconda giornata della prima edizione della Biocontrol Conference. Ehm, io sono Sara Vitali di Terre Vita e vi accompagnerò nel corso di questa mattinata tra gli interventi di diversi relatori che chi dal mondo accademico e chi dal mondo delle aziende produttrici e della consulenza eh, si alterneranno per eh, parlarci di, dei semi semiochimici e più in generale dei mezzi di biocontrollo per eh, la difesa delle piante. Inizierei subito eh, con ehm, i saluti eh, di Oronzo Milillo dell'Odaf eh, di Bari che invito a salire sul palco. Prego, può accomodarsi. Grazie, eh, grazie Vittorio, grazie a tutta l'associazione. Eh, come sapete noi abbiamo un consiglio nuovo, rinnovato, insediato ad agosto. E colgo l'occasione qui uh, per tutti i colleghi che ci sono stati vicini, in particolar modo al Consiglio che ci ha preceduto, che ha fatto un lavoro notevole. Quindi ringrazio sia il Presidente uscente, ma anche tutti i componenti del Consiglio. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro. Ho trovato veramente delle cose straordinarie e pensiamo di proseguire e penso di poter, come tutte le cose, eh, migliorarle se è possibile in alcuni casi. Uh, vedo uh, il nostro componente del consiglio, dottor Chieppa, il vostro vicepresidente, che è anche componente del nostro consiglio. Questo a dimostrazione che i contatti che abbiamo avuto sempre con l'associazione sono stati sempre stretti. Uh, è un settore, questa è una parte uh, delle attività che può svolgere un dottore agronomo, è una parte importante. Questo significa uh, che uh, gli scambi, le sinergie devono continuare, de devono permetterci di uh, ampliare le nostre conoscenze. È l'unico modo per far fronte al, alle situazioni non poco chiare. Ci sono molti venditori di fumo in giro, la scienza e la tecnica sono gli unici che ci possono guidare, che possono trovare la nostra stella polare. È importante inoltre guardare in faccia le persone. Oddio, non è molto facile in questo periodo in cui si fanno anche a distanza questi seminari, però è importante non solo guardare in faccia, ma anche importante la comunicazione. Informare gli iscritti, informare le persone, informare i tecnici, è l'unico modo per far eh, fronte a tante situazioni. E io ho osservato sono estremamente negative. Noi stessi siamo impegnati in questo settore, come molti di voi sanno, da venerdì iniziano tutta una serie di, di seminari gratuiti a partire dalle nuove normative in materia dei fitofarmaci. Quindi io oh, colgo l'occasione per salutarvi tutti quanti. Eh, come sapete siamo sempre a disposizione, tutta la categoria, per tutti i tecnici, perché noi... Non siamo persone che vogliamo posizioni privilegiate, assolutamente no. Noi siamo convinti che chi è bravo deve andare avanti. Benissimo, per essere bravi bisogna essere informati, eh, bisogna anche avere passione per un certo tipo di lavoro. Quindi, io vi dico grazie a tutti voi per essere qui, per avermi ospitato. Grazie a Vittorio Fili, che da anni lavoriamo in sinergie. Spero di continuare a, a lungo uh, con, in, su questa strada. Sono convinto che insieme faremo cose e Grazie a tutti voi. Grazie. Ecco, allora mi, corre, mi collegherei subito a una parola che direi chiave del, di questo primo intervento appunto informazione, eh, informazione che diventa sempre più strategica ed è sicuramente l'obiettivo di, di queste due giornate e che tanto per, per iniziare vorrei eh, ricordare che hanno ottenuto ehm, un'ampia eh, partecipazione sia eh, nel corso della giornata di ieri che ha avuto come focus eh, l'impiego dei microorganismi di eh, insetti, acari e eh, nematodi utili eh, e speriamo possa avere la stessa partecipazione anche la giornata di oggi. Eh, giusto per eh, dire qualche numero. Ehm, in sala, nella giornata di ieri, sono stati contati oltre 200 partecipanti e più di 700 partecipanti collegati da, da remoto. Un tema, quello dei semiochimici e, e dei mezzi di biocontrollo, certamente interessante e che verrà approfondito dai relatori della mattinata. Eh, pertanto eh, darei subito la parola al primo dei relatori, il professor Giacinto Salvatore Germinara dell'Università degli Studi di Foggia, che ci parlerà di ecologia chimica degli insetti e le conseguenti applicazioni. Prego, professore. Ok, grazie, buongiorno a tutti. Voglio anch'io ringraziare l'Arpetra e in particolare Vittorio per avermi invitato a tenere questa eh, relazione. Eh, Diciamo, quanto docente dell'Università di Foggia che ha patrocinato questa iniziativa, porti saluti del nostro magnifico rettore, il professor Perpaolo Limone. Dunque, io vi parlerò di ecologia chimica degli insetti, e come da questa disciplina poi in realtà sono scaturite una serie di applicazioni per il controllo sostenibile delle specie dannose. Partiamo col dire innanzitutto che negli insetti. Sono possibili varie modalità di comunicazione, possiamo avere una modalità di comunicazione di tipo tattile, una comunicazione acustica, vibrazionale, visiva, però diciamo, la comunicazione chimica rappresenta, almeno allo stato attuale delle conoscenze, quella maggiormente diffusa e maggiormente utilizzata. Quindi quando parliamo di comunicazione chimica, dobbiamo immaginare un processo in cui c'è una sostanza che viene biosintetizzata da un animale, da una pianta o anche può essere sostanza non vivente, dopodiché queste, questo messaggero deve essere emesso, diffondere in un mezzo e quindi all'emissione deve seguire la percezione che avviene a livello del sistema diciamo, nervoso periferico, quindi a livello della periferia del corpo. Dopodiché questi stimoli nervosi vengono trasmessi al sistema nervoso centrale che codifica e integra queste informazioni e da qui poi parte una risposta comportamentale. Quindi la biosintesi, nel caso delle piante, come sapete, possono essere vari organi, quindi in particolare, diciamo, soprattutto direi le foglie, eh, fiori, frutti. Quando invece sono gli insetti ad emettere queste sostanze, di solito... Sono emesse da uh, ghiandole esocrine specifiche che si possono trovare in varie parti del corpo, quindi dall'abice addominale, per esempio in alcuni lapidotteri, fino al, ai femori in alcuni coleotteri, ma anche nelle antenne, come è stato anche dimostrato in alcuni coleotteri. Da questa emissione, invece, mh, avviene poi la percezione. Gli organi principalmente deputati a questo compito sono le antenne negli insetti dove sono presenti una serie di strutture sensoriali che si chiamano sensilli, all'interno dei quali sono, troviamo le terminazioni nervose di alcune cellule nervose olfattive, quindi neuroni olfattivi, che trasmettono questo messaggio, quindi a questo punto di natura eh, diciamo, eh, neurofisiologica, al sistema nervoso eh, centrale, in delle aree particolari che conosciamo, definite micro e macro glomeruli, che elaborano queste informazioni e poi abbiamo questa risposta comportamentale. Quindi studiare l'ecologia chimica di una specie significa sostanzialmente andare a identificare quei segnali chimici che, eh, diciamo, presiedono, che sono coinvolti nelle interazioni tra la specie che noi stiamo considerando e l'ambiente che lo circonda. Ovviamente... Questo tipo di disciplina viene rivolta principalmente per cercare di comprendere diciamo, i processi evolutivi, però noi abbiamo imparato anche a trarne vantaggio perché poi in realtà ci sono delle applicazioni pratiche molto importanti. È un approccio interdisciplinare che richiede diciamo, vari tipi di competenze. Quindi studiare i semiochimici di una specie significa studiare tutti quei segnali che regolano il comportamento diciamo, di questa specie principalmente. E che eh, quindi la vita di relazione di una specie è che possono essere distinti in allelochimici quando agiscono tra individui di specie diverse, oppure feromoni, più noti feromoni, che invece agiscono tra individui di una stessa specie. La cosa che è comune a queste due categorie di sostanze, però, è il fatto. Che eh, possono essere utilizzate come modificatori del comportamento e quindi, in quanto tali, diciamo, eh, essendo delle sostanze naturali, possono, sono attive a dosi di solito molto molto basse, sono estremamente selettive, quindi non hanno impatti negativi sugli organismi non target, diciamo sono degli ottimi candidati per sviluppare strategie di controllo sostenibile. In particolare, poi, nell'ambito degli allelochimici, di, di, individuiamo diverse categorie funzionali quelli degli allomoni, quando la sostanza è utile alla specie che, eme, che emette questa, diciamo, il semiochimico, ad esempio i repellenti delle piante rispetto a determinate specie. Poi abbiamo i cairomoni, quando invece sono utili, la sostanza è utile alla specie che riceve questo messaggio, i sinomoni, quando sono diciamo, utili, la, la è utile sia alla specie che emette che a quello che riceve. Pensiamo per esempio agli odori dei fiori che possono attirare gli impollinatori. E poi abbiamo gli apneumoni, che sono una particolare categoria di sostanze attrattive, utili cioè all'organismo che eh, riceve, però hanno la caratteristica di essere emesse da materiale non vivente. Per quanto riguarda i feromoni, invece, abbiamo anche qui una, una suddivisione che viene fatta tra fremoni primer che agiscono prevalentemente sulla sfera fisiologica e morfologica dell'animale e quindi in questo caso inducono delle risposte lente. Il classico esempio è il feromone inibitore degli imenotteri eh, sociali, con cui per esempio la peregina mantiene la sterilità nelle, nelle operaie. E poi ci sono invece i feromoni releaser, che sono quelli più interessanti dal punto di vista applicativo, perché eh, diciamo, agiscono sulla sfera comportamentale del, dell'individuo e quindi mh, diciamo, eh, inducono infatti delle risposte pertanto immediate. Tra questi abbiamo vari tipi di feromoni, feromoni di allarme, feromoni traccia, di aggregazione e poi abbiamo i feromoni sessuali, che sono quelli che hanno trovato diciamo, la maggiore applicazione. Ora, cosa dobbiamo dire a proposito di questi feromoni? Che, innanzitutto, man mano che eh, diciamo, gli studi vanno avanti, emergono sempre maggiori, una maggiore diversificazione nelle categorie chimiche che costituiscono questi messaggeri chimici. In linea generale possiamo avere composti alifatici eh, con la corta catena, quindi da C10 a C18, perché devono essere composti volatili, ma possiamo avere anche composti aromatici, idrocarburi alifatici, a secondo poi dei diversi ordini. Eh, da un punto di vista applicativo, per quello che a noi riguarda oggi, bisogna sempre evidenziare tre aspetti importanti: che tranne rare eccezioni, i feromoni sessuali sono una miscela di composti, secondo rapporti ben definiti e che possono esistere diciamo, delle variazioni geografiche nei blend feromonici di popolazioni appartenenti a diverse, alla stessa specie. Il caso, il caso diciamo, più noto è quello dell'Ostrinia nubilalis, della, dell della viralide del mais, che eh, presenta eh, popolazioni europee e popolazioni americane, che, eh, mh, diciamo, il cui blend è costituito sempre da due isomeri, però in rapporti totalmente inversi tra le popolazioni eh, diciamo europee e quelle americane. Ora questo blend feromonico ovviamente eh, presenterà un componente principale che è quello che agisce di solito a lungo raggio, poi ci possono essere una serie di componenti secondari che sono importanti avere all'interno di questi blend perché eh, appunto possono svolgere a volte un effetto sinergico sull'attrazione. Possono inibire specie gemelle oppure avere altri effetti come il restante, oppure eccitare, quindi indurre la copula tra gli individui. Ora, questo settore è eh, oggetto di studi molto intensi a livello internazionale. Vedete, questo è un lavoro recentissimo dove riporta il numero di pubblicazioni relative solo a feromoni sessuali di insetti e come potete vedere è un continuo trend in crescita dal 1964 al 2020. Eh, quindi con oltre negli ultimi vent'anni abbiamo almeno 250 lavori che si possono ritrovare per ogni anno all'interno dei database più importanti. I gruppi più studiati sono ovviamente i lepidotteri. Eh, in particolare la, diciamo, due famiglie, i e i tortricidi, e, e tra i generi l'elicoverpe e la spodopedra, che insomma conosciamo bene anche dalle nostre parti, poi c'è la grafolita, l'acidia, eccetera. Per quanto riguarda i ditteri, diciamo, la famiglia drosofila è quella più indagata, mentre per quanto riguarda i coleotteri, abbiamo gli scarabedi seguiti poi dai bupresti. Ora, perché sono eh, diciamo, considerati utili questi, queste sostanze? Perché, come sapete, con l'approvazione del Piano d'azione Nazionale, Nazionale eh, sul, eh, che ha recepito quindi la direttiva sull'uso sostenibile degli agrofarmaci, la, il controllo integrato è stato reso obbligatorio. Quindi, eh, cos'è questo controllo integrato? Diciamo, è una strategia di difesa basata sul monitoraggio diciamo, delle specie. Quindi, e mira a contenere le popolazioni delle specie dannose entro limiti accettabili, eh, dando la priorità però ai mezzi di controllo a basso impatto. Quindi, la, diciamo, la, la difesa integrata la possiamo considerare come una risultante di una serie di azioni che iniziano con il monitoraggio delle popolazioni in campo, e dopodiché eh, diciamo, si applicheranno dei mezzi preventivi di difesa, come i mezzi agronomici, mezzi biologici, tra cui. Abbiamo sentito parlare anche ieri e poi ci sono una serie di mezzi chimici purché selettivi. Quindi diciamo, se andiamo a vedere più da vicino questo, questo, il piano d'azione nazionale ci dice che le azioni che le aziende devono diciamo, intraprendere obbligatoriamente vi è il monitoraggio degli insetti e l'adozione di mezzi di lotta a basso impatto. Ora i feromoni sessuali possono dare una risposta a queste due eh, diciamo, richieste, perché? Perché, come sapete, innanzitutto i feromoni sessuali possono essere utilizzati come mezzi indiretti di lotta per quello che definiamo monitoraggio. Questo monitoraggio può essere declinato poi in diversi modi, per esempio può essere utilizzato per rilevare la presenza di specie eh, esotiche, quindi che vengono introdotte nei nuovi ambienti per definire le curve di volo dei, dei fitofagi e quindi individuare i momenti ottimali in cui eseguire i trattamenti insetticidi. In alcuni casi, anche se qui ci sarebbe un po' da discutere, vengono considerati utili anche per stimare la densità di popolazione. E un concetto che si sta diffondendo più recentemente è quello di utilizzare i feromoni sessuali per eh, studiare specie rare o in eh, rischio di estinzione. Questo perché grazie all'evoluzione delle tecniche di indagine in realtà il numero di individui che bisogna sacrificare per identificare questi feromoni in realtà è molto esiguo. Però avere uno strumento di monitoraggio significa vedere gli areali di distribuzione, se sono in fase di contrazione o di espansione, oppure se monitoriamo, per esempio, specie indicatrici, possiamo andare a vedere quelli che sono gli effetti dei cambiamenti climatici sulle popolazioni di determinate specie oltre all'applicazione di natura indiretta ci sono poi inferomoni che vengono utilizzati per, molte, per diverse specie, possiamo dire anche come applicazione, mezzi di lotta diretta attraverso tecniche che vanno ad interferire sull'attività riproduttiva della specie, quindi abbiamo la cattura massale, la lotta tratticida, poi abbiamo la confusione sessuale che conosciamo abbastanza bene eh, anche qui diciamo abbastanza applicata anche nella nostra regione in cui, diciamo come sapete, l'obiettivo è quello di interferire con la capacità del maschio di percepire e di rispondere comportamentalmente al richiamo della femmina, presuppone una serie di meccanismi che vengono definiti non competitivi tra cui il mascheramento del messaggio feromonico, la saturazione dei recettori antennali, la soffazione del sistema nervoso oppure lo sbilanciamento del messaggio feromonico. Più recentemente, e il professor De Cristoforo dopo farà credo un cenno al, nella sua relazione, cioè, si è diffusa la tecnica del disorientamento o della distrazione del maschio. Questa è una tecnica in cui i vari erogatori in commercio vengono utilizzati per creare diciamo delle false scelte. In tracce di volo e quindi diciamo, il maschio viene distratto nella, nella, nel tentativo di trovare la femmina, secondo un meccanismo quindi di tipo invece competitivo. Ora, eh, ci sono applicazioni anche per quanto riguarda i cairomoni, quindi gli allelochimici quindi che sono interspecifici, tra questi il caso classico è quello dell'etil EZ24 decadienuato che può essere utilizzato sia per il monitoraggio dei maschi che per il monitoraggio delle femmine della Cidia pomonella, ma anche di alcune tortici delle castagne, eh, può essere un utile strumento laddove, per esempio, si applichi la confusione sessuale, perché permettendo di catturare le femmine, noi possiamo vedere se effettivamente queste femmine si sono accoppiate o meno. Uh, ci sono applicazioni anche di allomoni, per esempio il caso classico è quello del diadil di, di tuolammide che è per il controllo delle mosche nelle stalle, oppure nelle case, lo sviluppo di packaging repellenti per proteggere, per esempio, i prodotti alimentari nel, in post raccolta, così come pure repellenti attrattivi possono essere combinati in una strategia che viene detta di push and pull oppure ancora diciamo possiamo fare la biorritazione quindi combinando un repellente con un prodotto di contatto il repellente aumenta la motilità del, diciamo, degli insetti e quindi in qualche modo anche l'efficacia del trattamento eh, Applicazioni potrebbero nascere anche per quanto riguarda i sinomoni, cioè sono quelle sostanze che hanno un effetto attrattivo nei confronti di nemici naturali di insetti dannosi. In questo caso è stato dimostrato da diversi studi che l'uso di queste sostanze può essere utile per trattenere questi nemici naturali nelle aree che noi interessano e soprattutto ne possono aumentare le loro prestazioni biologiche, per esempio attraverso un aumento della capacità di ricerca delle, delle proprie prede e dei propri ospiti. Ovviamente da tutte queste applicazioni, che cosa emerge? Che tranne che per la confusione sessuale, dove di solito viene utilizzato il componente principale di un feromone, per tutti gli altri tipi di applicazione è richiesta un'elevata efficacia di questi blend, e, e che quindi deve essere completo. Quindi non solo, deve essere anche adeguatamente formulato. Quindi, eh, diciamo, eh, diventa molto importante. Avere eh, dei blend efficaci e ben formulati. In realtà, diciamo, ci possono essere delle criticità, bisogna dirlo: diciamo quello che sta in commercio a volte non è sempre perfettamente eh, performante, per cui possiamo avere una limitata efficacia, per esempio, di alcuni attrattivi sessuali, perché, come abbiamo dimostrato nel caso del cover palmigena, manca un componente secondario, componente nei lepidotteri, inottuiti in particolare. Diciamo, è il blend che fa l'attrattività, mentre i singoli composti tendono a non funzionare. Oppure ci possono essere problemi di specificità quando mancano, anche in questo caso, dei componenti secondari, per cui noi utilizziamo per il monitoraggio di una specie un certo attrattivo, però poi ci rendiamo conto che catturiamo anche tanta altra, uh, altre specie. Così è importante scegliere adeguatamente il modello di trappola. Sono tutti aspetti che in qualche modo vanno chiariti. Per quanto riguarda la confusione sessuale, è altresì fondamentale studiare le curve di scarico di questi erogatori negli ambienti dove vengono applicate e per fare questo ci possono essere vari tipi di metodi, metodi gravimetrici, ma anche basate su analisi chimiche che vanno a quantificare la quantità che residua nei dispensatori per la confusione sessuale, diciamo, ad, dopo un certo periodo di esposizione in eh, campo. Ora, per quando eh, il problema qual è? Adesso vi, vi, vi faccio vedere brevemente che la, quelle sono le fasi dell'identificazione di semi quinci, farvi capire che molte volte diciamo, questi sono studi che richiedono anni prima di poter arrivare ad un prodotto eh, diciamo, che possa essere efficace in campo. Quindi parliamo di chemical ecology abbiamo detto, quindi identificare il feromone significa intrecciare continuamente tra di loro una serie di indagini, di analisi chimiche ma anche di analisi elettrofisiologiche comportamentali, quindi da una parte dobbiamo caratterizzare i componenti attivi di una miscela feromonica, Dall'altra parte ne dobbiamo dimostrare in qualche modo la capacità degli insetti di percepirli e di utilizzarli e di esserne condizionati da un punto di vista comportamentale. Per quanto riguarda l'estrazione esistono numerose tecniche, eh, alcune semplici, alcune un poco più complesse, ma diciamo siamo ben messi da questo punto di vista. Per quanto riguarda invece i saggi biologici che devono essere eseguiti uno dei, dei più importanti è, è l'elettroantenografia, devo dire che oggi, oggi sono felice perché abbiamo il professor De Cristoforo che è diciamo, il massimo esperto di elettrofisiologia che abbiamo in Italia e è, è forse a livello internazionale e quindi voglio dire mh, cosa serve questa tecnica serve a caratterizzare mh, la capacità degli insetti di percepire determinati composti rispetto ad altri e quindi studiare la sensibilità olfattiva delle antenne a determinati stimoli odorosi. Più recentemente, queste tecniche elettrofisiologiche mh, siamo riusciti a integrarle anche nel nostro laboratorio a Foggia con uh, tecniche di analisi chimica abbastanza sofisticata. Quindi, abbiamo questo sistema che viene detto GC, MS e AD. In cui, in pratica, diciamo, i, i composti che eluiscono da questa colonna cromatografica, in pratica, vengono splittati, vengono separati e vanno in parte, diciamo, su un detector chimico, la, la massa che ci dirà più o meno qual è la sua configurazione chimica, quindi la composizione, la, la natura di questo composto, e dall'altra parte invece, vengono inviati diciamo, sull'antenna, direttamente sull'antenna dell'insetto, e quindi con un'unica analisi noi riusciamo Spesso a capire quelli che sono i componenti principali. Vedete, questo è il risultato di un'indagine di questo tipo dove sopra c'è il profilo. Ops, scusate, ho voluto fare <ride> la cosa tecnologica. Ci siamo. Non so come si attiva. Ah, ecco. Ok. Dobbiamo andare avanti. Ecco qua, vedete, quindi sopra abbiamo il profilo delle risposte delle antenne dell'insetto, sotto il profilo cromatografico e diciamo in corrispondenza dei piccattivi, quindi quelli che danno quella, quello spike, quella risposta, possiamo vedere qual è la natura, il nome del composto. Ora questa tecnica l'abbiamo applicata, siamo qui a Bari con i colleghi dell'Università di Bari, stiamo lavorando sul cosso su cosso, sul rotiregno rosso, con degli ottimi risultati, così come pure, diciamo, recentemente abbiamo identificato il feromone della Paripaputacestrum, che è il principale insetto dannoso all'asparago nei nostri areali. All'identificazione chimica delle sostanze devono seguire dei saggi biologici che vengono condotti dapprima in laboratorio e poi, diciamo, in ultima analisi il risponso finale lo deve dare sempre il campo dove con le attività di campo andiamo sostanzialmente ad, ad ottimizzare quelli che sono gli erogatori, le miscele attrattive, i dosaggi, il tipo di trappola da eh, utilizzare. Quindi con questo io ho finito e vi ringrazio per l'attenzione. Perfetto. Grazie, grazie mille. Prego. Come abbiamo visto una classe veramente molto ampia, quella dei, dei semiochimici, di queste sostanze segnale. E, la ringrazio subito per il suo intervento e come, come dicevo all'inizio, eh, sappiamo non ci sono soltanto... Semiochimici, il settore in generale dei mezzi di biocontrollo è molto ampio. e mh, Per collegarci direi all'intervento successivo, che cosa possiamo dire? Che eh, possiamo intendere queste sostanze come un insieme ampio, sì, e interessante anche non solo per i meccanismi che ha, eh, di cui ha parlato il professor Germinara ma anche mh, per eh, il sistema con cui interagiscono con la pianta e con eh, gli altri ehm, insetti o patogeni. Ora, alterneremo un intervento accademico con eh, un intervento più di carattere aziendale e proseguiremo poi con interventi invece di tipo consulenze. E passerei la parola quindi a Aniello Palermo di Vivo Bio eh, che ci parlerà appunto di un prodotto, il silacid, corroborante naturale a base di silicato acido. Sì, grazie. Buongiorno, appunto mi chiamo Aniello Palermo e sono il responsabile del progetto Vivo Bio. Vi parlerò del silacid che è un corroborante naturale. E come attraverso questo corroborante naturale possiamo aumentare la resistenza ai marciumi eh, del grappolo chiaramente parliamo di un eh, silicato un silicato acido che si presenta in una formulazione di polvere eh, finemente micronizzata che può essere utilizzata in sospensione acquosa eh, l'elevata micronizzazione permette l'utilizzo del prodotto anche a concentrazioni elevate. Mh, nella pratica il prodotto viene utilizzato anche a concentrazioni fi fino a un chilo e mezzo a senza avere grossi problemi di precipitazione e questo dà dei vantaggi. Eh, I silicati di base utilizzati per la formulazione del silacid sono delle argille acide, argille acide che vengono estratte eh, in alcuni territori del Sud America che noi importiamo e commercializziamo e hanno appunto la caratteristica di eh, avere eh, un pH acido. Eh, questo chiaramente dipende dalla composizione minerale media del silicato e, e dà delle caratteristiche uniche a questo tipo di eh, prodotto. Infatti, se andiamo a vedere eh, all'interno di questo segmento, eh, le argille acide, come potete vedere, sostanzialmente si presentano già morfologicamente e fisicamente. Eh, diverse da quelli che sono altri silicati eh, in commercio. Eh, questo principalmente è dovuto al fatto che comunque parliamo di argille, argille che hanno una struttura di filo silicato, questo che cosa vuol dire? Che le strutture primarie che sono i tetraedri di silicio si dispongono a livello di piano e poi si sovrappongono tra di loro a livello di una struttura a eh, lamelle. Chiaramente questo dà una caratteristica diversa rispetto ad altri tipi di silicati come ad esempio i tectosilicati che è una struttura tipica tridimensionale delle, delle zeoliti quindi stiamo parlando comunque di silicati che già da un punto di vista di proprietà di base hanno caratteristiche totalmente diverse. Queste argille acide ehm, queste argille acide direttamente in loco, quindi parliamo eh, dal fornitore subiscono una lavorazione fisica attraverso un processo eh, industriale brevettato che consiste sostanzialmente in una micronizzazione e centrifugazione molto spinta fatta chiaramente eh, tenendo presente una determinata umidità e eh, temperatura che permette alla fine di ottenere una polvere molto micronizzata, come abbiamo detto prima, che però Rilascia durante questa lavorazione una percentuale di silicio sotto forma di monomero. Ora, voi tutti sapete che il monomero di silicio, nella sua forma, è l'unico silicio biodisponibile per le piante. Sostanzialmente la pianta riesce ad assimilare il monomero di silicio e quindi questo poi ha tutta una serie di benefici a livello eh, metabolico. Eh, per cui questa caratteristica, questo tipo di lavorazione, permette praticamente di unire all'interno di un unico formulato quelle che sono le caratteristiche fisiche tipiche dei silicati a quelle che sono le caratteristiche strutturanti che eh, invece sono tipiche appunto del silicio biodisponibile una volta che viene assimilato dalla pianta. Infatti l'attività di eh, aumentare le resistenze agli stress biotici del silacid sono strettamente correlate a queste due caratteristiche. Abbiamo tre attività sinergiche la prima è quella di eh, asciugare e quindi ridurre l'umidità dalla superficie fogliare trattata, e questo ad esempio è comune a tutti gli altri silicati. La seconda attività, invece, eh, deriva dalla quota di silicio monomano che la pianta riesce ad assorbire, e questo sostanzialmente va a strutturare i tessuti in accrescimento e chiaramente dà una maggiore consistenza. E lo stesso silicio eh, riesce a livello metabolico ad attivare quello che è il sistema immunitario della pianta, creando una vera e propria resistenza attiva. Infatti, mh, il fatto di ridurre comunque l'umidità eh, dalla superficie trattata, di fatto, già riduce il rischio dell'infezione, perché molti funghi e batteri si muovono attraverso il velo d'acqua e quindi diciamo, utilizzano l'acqua per chiaramente creare eh, ed attaccare le, le nostre piante. Eh, alla stessa maniera eh, la parte di eh, silicio che polimerizza sulla superficie fogliare dopo il trattamento permette chiaramente anche di creare una pellicola e quindi di andare a cicatrizzare quelle che sono eventualmente delle aperture o delle ferite che possono essere create chiaramente alla pianta sia da eh, eventi traumatici o eventualmente anche da eventi di eh, operazioni culturali come ad esempio le, le, la potatura verde, no? e questo tipo di effetto ulteriormente chiude sostanzialmente la porta chiaramente all'entrata dei patogeni, per cui l'azione tipica fisica dei silicati è eh, diciamo, riassunta in questi due eh, concetti. Come dicevo prima, è ampiamente relazionato, ampiamente studiato come il silicio effettivamente a livello metabolico una volta assimilata Agisce e attiva sostanzialmente quello che è il sistema immunitario della pianta andando a lavorare prevalentemente sulla sintesi eh, di alcune sostanze che aumentano le resistenze delle piante. Ma il silicio assimilato segue e viene traslocato attraverso lo xilema seguendo il flusso della traspirazione e si va ad accumulare dove? Si va ad accumulare sostanzialmente nei tessuti in Formazione, quindi nelle tessuti che hanno una forte attività traspirativa e che sono chiaramente in una forte fase di sviluppo. Questo è importante perché in questo modo il silicio si va a stratificare sostanzialmente negli spazi intracellulari delle cellule dell'epidermide, andando a creare una vera e propria barriera fisica, che viene anche definita silica cells. Questo tipo di strato di silicio che si lega alla parete cellulare delle cellule dell'epidermide, dà un'altra caratteristica importante a queste cellule, quella di essere più elastiche. Cioè, sostanzialmente, il silicio che si lega a eh, forma dei legami con pectine e polifenoli della parete cellulare, praticamente dà una maggiore elasticità durante la fase di distensione cellulare alle cellule dell'epidermide e questo è molto importante perché sostanzialmente che cosa fa? aumenta la resistenza al cracking e al microcracking. Il microcracking, ad esempio, è un fenomeno soprattutto sull'uva eh, da tavolo, ma anche sull'uva da vino, su alcune varietà in particolare, che praticamente è uno dei principali diciamo, fattori scatenanti che poi porta all'instaurarsi di marciumi del grappolo. Per cui il fatto comunque di lavorare e di ridurre questo tipo di fenomeno di fatto già riduce eh, l'incidenza di questo tipo di eh, problematica. Quindi il prodotto eh, noi lo utilizziamo un po' su tutte le culture, chiaramente in strategie integrate, spesso eh, sia in agricoltura biologica, ma anche spesso eh, in strategie integrate con soluzioni anche eh, chimiche, per aumentare appunto la resistenza agli stress eh, biotici. Ormai lo utilizziamo un po' su tutte le culture, dalle orticole a foglia ad esempio della quarta gamma fino alle frutticole ma anche agli ortaggi a frutto. Quello che vi volevo mostrare oggi in particolare però è l'applicazione e la strategia di impiego sia sull'uva da vino che sull'uva da tavolo appunto per il contenimento come abbiamo detto prima del marciume acido e di altri marciumi del grappolo. Eh, L'esperienza ci ha portato in questi anni a mettere a punto una strategia che prevede l'utilizzo del prodotto in una fase relativamente precoce, cioè quando praticamente abbiamo lo sviluppo e la crescita dell'acino. Per cui consigliamo l'utilizzo del prodotto nella fase che va dall'allegagione alla prechiusura del grappolo. Questo ci permette sostanzialmente di favorire un maggior accumulo di silice durante lo sviluppo dell'acino e quindi contenere maggiormente il discorso. Del microcracking, oltre a sfruttare chiaramente tutte le caratteristiche fisiche del eh, silicato, la quantità da applicare mediamente è intorno ai 3,5 kg a ettaro, e poi di riprendere l'applicazione del prodotto qualora si ne rende necessario, soprattutto in periodi particolarmente umidi, chiaramente prima della, eh, durante la fase di maturazione e prima della raccolta, applicando il prodotto 5 kg a ettaro direttamente sul eh, grappolo. Ora vi faccio vedere alcune prove ufficiali che abbiamo fatto proprio sul territorio. Tra cui la prima, che è stata fatta nel 2017 eh, con Anadiac eh, sul Noicattoro, direttamente sulla Red Globe. In questa prova abbiamo voluto testare, ehm, diciamo, abbiamo voluto quantificare sia l'attività della parte del silicato, ma anche la, la quantità e l'apporto del beneficio del silicio biodisponibile perché praticamente nella prova. Abbiamo messo a punto due tesi differenziate, dove una prevedeva l'utilizzo del prodotto al dosaggio di etichetta, cioè di 5 kg a etero, e nell'altra tesi, invece, abbiamo utilizzato il formulato a un dosaggio leggermente più basso, però utilizzando in miscela eh, delle sostanze, chiamiamolo carrier, cioè delle sostanze capaci praticamente di aumentare la quota di silicio assimilato, e in questo caso parliamo di amminoacidi liberi, quindi una miscela con amminoacidi liberi. Come vedete due tesi differenziate, il prodotto è stato eh, impiegato da fine agosto quindi pre-invaiatura fino alla raccolta, parliamo praticamente fino a circa il, la prima settimana di ottobre e successivamente è stata fatta una verifica sia dell'effetto sull'aumento sull delle resistenze del maciume del grappolo alla raccolta, ma la cosa più interessante siamo andati anche a vedere effettivamente gli effetti successivamente alla raccolta sul contenimento dello sviluppo dei marciumi durante la conservazione, quindi durante la conservazione in cella. Pertanto è stata fatta una cassetta per ogni tesi, eh, chiaramente mh, facendo un discorso eh, di, di, di rilievi a blocchi randomizzati e successivamente settimanalmente per quattro settimane sono state fatte delle rilievi in cella per verificare giustamente la quantità e il tipo di eh, stress biotica che rappresenta sul, sulle uve e i risultati sono stati molto interessanti, soprattutto per il post raccolta. Diciamo che in campo è stato un anno, il 2017, non particolarmente importante per quanto riguarda ehm, questo tipo di eh, stress biotico, per cui c'è stato comunque un contenimento eh, dei marciumi del grappolo rispetto al testimone non trattato, ma sicuramente il dato più importante è quello in post-raccolta. Dopo quattro settimane siamo andati a verificare, facendo la media statistica di tutti i rilievi, eh, abbiamo ridotto della metà la quantità di eh, stress biotico presente sul testimone. Siamo passati praticamente dal 50 al 22%. Questo nella tesi con l'utilizzo del solo SILACID, nella tesi con l'utilizzo del SILACID più il carrier, siamo riusciti ulteriormente a ridurre questa quota, questa quota portandolo a un livello molto minimo del 10%. Che chiaramente ciò determina anche un ritorno economico importante poi per chi chiaramente deve commercializzare l'uva. Un'altra prova invece svolta sempre su uva, in questo caso su uva da vino, in Campania, sulla Falanghina, su un sito che storicamente presentava sempre um, importanti problemi di stress biotico legato prevalentemente al marciume acido in questo caso è stato fatto un protocollo uh, diciamo completo con l'utilizzo del prodotto dalla legagione alla chiusura del grappolo e successivamente un, uh, altri due interventi direttamente sul grappolo durante la fase di uh, preraccolta. Anche in questo caso um, la prova è stata fatta semplicemente rispetto a un riferimento eh, di un prodotto biochimico e eh, i risultati finali, anche in, caso, anche in questo caso, dimostrano come effettivamente il prodotto abbia eh, ridotto sensibilmente eh, la percentuale di eh, grappoli colpiti eh, da, da marciumi. Ma la cosa più interessante, ha ridotto anche l'incidenza sul grappolo dello stress biotico, cioè sostanzialmente abbiamo una quantità inferiore di grappolo colpito. E per finire vi voglio mostrare anche un'altra cosa importante che rappresenta proprio una foto della prova, un altro aspetto molto importante che è utile nell'impiego, questo tipo di silicato a differenza è proprio per il tipo di costituzione diciamo che non macchia o quantomeno non lascia eh, una, eh, uno strato di eh, silice sulla superficie trattata che diciamo, è poco percepibile. Questo soprattutto per il tipo di microizzazione anche che subisce poi il prodotto. Grazie. Grazie dottor Palermo. Un prodotto eh, senz'altro innovativo e con eh, ripercussioni interessanti per il, il contenimento di eh, patogeni chiave per, per l'uva da tavola. E per rimanere sul tema di innovazioni, eh, inviterei a salire sul palco il professor Antonio De Cristofaro dell'Università degli Studi del Molise. Ci parlerà di Semiochimici, innovazioni per la protezione sostenibile delle colture. Prego. Grazie. Grazie anche per l'invito ovviamente agli organizzatori. Quindi con piacere seguo l'intervento del professor Germinara portandovi alcune innovazioni a cui stiamo lavorando negli anni più recenti, diciamo. E, come si fa ad andare avanti? Punta d'ora? Perfetto. Ora siamo particolarmente impegnati, ultimamente pure perché la pensione si avvicina, a trasferire le conoscenze che derivano dalla ricerca di base all'applicazione in campo nel più breve tempo possibile, visti i tempi. In particolare l'integrazione delle strategie. Innovative, temiochimici e anche semiofisici, che è un termine a cui presto ci abitueremo, con le tecniche di controllo già collaudate, diciamo, in modo da prospettare delle soluzioni efficaci, ma solo dopo averne verificato non solo la sostenibilità ambientale, ma anche quella economica e sociale ovviamente, lavorando principalmente su fitofagi refrattari al controllo, ovvero che difficilmente possono essere portati al di sotto delle soglie di danno, se non con mezzi chimici tradizionali, e cercando di lavorare su agroecosistemi di notevole importanza economica. Ultimamente quelli che vedete elencati, oggi farò dei passaggi brevi su pero, castagno e vite. Cominciamo con il pero. L'attenzione ovviamente si è concentrata sulla pasilla del pero, non solo come fonte di danno diretto, ma anche e soprattutto in qualità di vettore del, del peer decline disease candidatus phytoplasma piri. Ovviamente sapete tutti che è un insetto è abbastanza difficile da controllare, anche con mezzi chimici, ancorché ve ne sono alcuni efficaci, per cui abbiamo estratto dalla cuticola di questo insetto le sostanze presunte feromoniche. Prima abbiamo dimostrato con la tecnica elettronternografica che il maschio percepisce l'odore della femmina, in particolare fino ad una soglia di 4,2 femmine equivalenti, cioè ovvero la quantità di feromone emessa da 4,2 femmina. Questo ci potrà essere utilissimo nelle applicazioni in campo. Dopodiché in olfatometro abbiamo dimostrato che i maschi sono sensibili a questo estratto. e in collaborazione con il professor Germinara e con dell'università di Foggia e con l'Università di Ferrara, nella persona soprattutto del professor Stefano Civolani, oltre che con l'Università di Modena e Reggio Emilia, effettivamente abbiamo finalmente, dopo un po' di sforzi, tirato fuori il componente principale del feromone, che è questo che vedete, 11-15 di metilaptacosano. Molto utile. Efficacissimo in laboratorio, efficace in campo con dei limiti che adesso vi dico. La cosa interessante è che, nel contempo, pochi anni prima era stato identificato anche il feromone di Cacopsilla piricola. Voi sapete che abbiamo un complesso piripiricola-pirisuga. E che è il 13 metilheptagosano, il componente principale, per cui adesso con dei monitoraggi finalmente potremo capire come si muove questo complesso perché la situazione è alquanto confusa. Questo per quanto riguarda il monitoraggio. Ovviamente è molto interessante anche andare a verificare quanto questi diversi composti che avete visto molto simili, ma profondamente diversi per quanto riguarda soprattutto la struttura dei doppi legami, siano implicati nell'isolamento riproduttivo di queste specie, in modo poi da, una volta capito il meccanismo, da utilizzare a nostro vantaggio per tecniche di monitoraggio e di controllo. Come vi dicevo, importante l'integrazione, pure perché con questo tipo di feromoni non abbiamo le stesse problematiche dei lepidotteri, che sono decisamente semplici da applicare, le conosciamo molto bene. Questi sono feromoni che agiscono a corto raggio, per cui poi tradurli in pratica applicativa la cosa è abbastanza difficile. Per cui siamo interessati a integrare il segnale chimico, che da solo non è sufficiente. Tra l'altro, dovremmo pensare ad una distribuzione in microcapsule o qualcosa di simile, perché non è pensabile distribuire dei dispensatori classici visto il corto raggio di azione. Per cui abbiamo iniziato a lavorare sull'integrazione in collaborazione con l'Università di Ferrara, che è supportata dal dottor Stefano Civolani dalla Scinezzu, anche ai segnali vibrazionali. Eh, abbiamo identificato, questo è un lavoro fatto principalmente a Ferrari, il segnale che emette il maschio e quello che emette la femmina durante il courtship behavior, un comportamento eh, all'accoppiamento con un uh, vibrometro laser, dopodiché abbiamo riprodotto il segnale in playback, in questo caso usando un uh, mini shaker applicato alla pianta in condizioni di laboratorio per poter verificare l'effettiva riduzione degli accoppiamenti che si è verificata dall'85 al 54%, qualora uh, ci sia questa interferenza vibrazionale artificiale ovviamente verificandolo con la presenza o meno di spermatozoi nella spermateca quindi il prossimo passo sarà oltre che quello di sviluppare un metodo direttamente in campo per la, la classica eh, distrazione confusione a trattici vedremo per il controllo della cacopsillapiri sarà interessante cercare di integrare questi due sistemi semiochimici e semiofisici per lo sviluppo di nuove strategie di controllo siamo alquanto vicini mentre i fatti sono molto più avanzati su sul castagno dove la situazione è molto complessa purtroppo sarà un po' confuso mi rendo conto perché la storia è veramente lunga dove alla dannosità dei fitofagi tradizionali in particolare delle cilie si è aggiunto questo cinipide galligeno che avete visto ha fatto notizie su tutti i mezzi di comunicazione a livello italiano e mondiale che ha ridotto drasticamente la, la produzione a volte anche del 90%, per cui di conseguenza con minor frutti disponibili gli ultimi decenni sono stati disastrosi per la castanicoltura italiana, che è una cultura importantissima, dalle Alpi, Mocibu, alla Sicilia. E quindi riduzione dei frutti e contemporaneo innalzamento della soglia di dannosità, oltremodo. Eh della soglia di, dei, dei danni di, di, delle cidie, ecco, siamo arrivati in alcuni anni ad avere il 70-80% di bagato contro un, una media che non di solito già alta di per sé del 20-50% eh, in indipendenza degli anni, come quest'anno del resto, siamo un'altra volta a livelli di circa il 50% di bagato, per cui eh, abbiamo Poiché lavoravamo da un po' di anni qua, come vedete da tantissimo, da quando mi sono laureato a quando poi qui cominciate a vedere tipicamente comparire il professor Germinara nel 97 che è destinato a prendere in mano tutta questa situazione a breve, spero così mi riposo pure di più io, e quindi detto questo negli anni abbiamo messo a disposizione, perché derivano dal nostro laboratorio i feromoni della pammene fasciana, la tortrice precoce cosiddetta, della tortrice intermedia, la fragilandana e della tortrice tardiva, ovvero della cilia splendana. Per il monitoraggio l'abbiamo risolto già anni fa questo problema. Dopodiché ci siamo posti il problema, effettivamente, di passare al controllo. E quindi, dopo aver determinato curve di volo e quant'altro, siamo passati a questa tecnica del del mating disruption utilizzando due approcci, prima con alti livelli di attrattivo sessuale, poi con bassi livelli di attrattivo sessuale, ovvero quello che il professor Germinaro praticamente vi ha indicato come confusione e disorientamento. Siamo partiti con dispensatori grazie al supporto di Suterra, numero 3 per ettaro di, 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 di Puffer, e effettivamente abbiamo pubblicato, come vedete, i risultati. Abbiamo ottenuto dei risultati seri, incoraggianti, sempre una riduzione, però purtroppo non superiore al 50%. Qui bisognava insistere, poi in quegli anni è arrivato il cinibite, si è interrotta la collaborazione, e perché qui il problema è che. Molto probabilmente bisogna salire con il numero di dispensatori essendo i castagneti molto disomogenei e a clivi, insomma ci stanno tutta una serie di problematiche che adesso non ho il tempo di, di analizzare puntualmente. E quindi abbiamo introdotto successivamente basse dosi di feromone utilizzando in questo caso EcoDian, che è un prodotto eh, isagro. Ecco. In numero di a basse dosi di feromoni in numero di 2200 ad ettaro. E eh, ovviamente piazzare 2200 di questi dispensatori diventa un'impresa impossibile in un castagneto, e da questo punto di vista dovremo ulteriormente migliorare anche se siamo arrivati a buon punto adesso. Per cui a livello sperimentale, prima abbiamo messo dei fili di nylon con dei dispensatori 10 per ogni filo di 6 metri e li abbiamo disposti sia in senso verticale o in senso orizzontale, in bobine in senso orizzontale di 100 metri. Ovviamente a livello sperimentale, perché non è pensabile utilizzare il nylon in questa applicazione, ci dà fastidio, però la cosa che è venuta fuori è che con la, la disposizione in verticale questi dispensatori, vedete, alternati ogni 60 centimetri, e niente, si è avuto un controllo maggiore. Questo è qui l'importanza di conoscere bene la biologia, l'etologia dei fitofagi. Qui, perché ovviamente le cidie si accoppiano nella parte alta della chioma, ma i maschi vergini emergono dal terreno delle cidie non della pammene che fuoriesce da sotto il riditoma della corteccia del, della, della pianta. E per cui, evidentemente, incontra prima il segnale chimico, prima di raggiungere la femmina, perché il punto preferenziale sono le aree per l'accoppiamento, sono le aree soleggiate dell'aioma. Quindi la disposizione verticale si è dimostrata vincente, io adesso non entro nelle analisi statistiche e quant'altro, altrimenti non finisco più. Dopodiché è venuto a disposizione questo filo che vedete con Mater B all'esterno e con Anima in Cellulosa in cui abbiamo incorporato, fatto incorporare la miscela dell'acidia fragilandana che però condivide, condivide questo componente, E8 e 10, 12 accettato, con l'acidia splendana con l'obiettivo di controllarle più o meno contemporaneamente. E i risultati sono stati veramente buoni. Eh? Con questo tipo di disposizione, in verticale 6 metri poi dipende dall'altezza del castagneto chiaramente, ma abbiamo ridotto ulteriormente la quantità di feromone dai 2,50 della confusione ai 45 dei 2,200 ecodiam fino ad arrivare ad applicare 900 metri di filo con 25 grammi o 600 metri di filo con 15 grammi di feromone per ettaro. E le conseguenze sono state queste, ecco come vedete alla fine con la tesi a 900 metri ettaro, ovvero 25, per la precisione sono 22,57 grammi ettaro, raggiungiamo un controllo estremo e quasi totale del fitofago, eh, soprattutto dell'acidia splendana. Noi non siamo mai ridiscesi oltre, come vedete qui se si tratta di provincia di Caserta, di Salerno, di Avellino, non, siamo mai, non abbiamo mai superato un un 70-80% di riduzione del danno. Ma dei dati incoraggianti ci derivano dall'applicazione pratica ulteriori che ha condotto l'Università di Torino con i nostri dispositivi, con i nostri dispensatori, dove ci riferiscono, è stato appena pubblicato un lavoro che ho referato tra l'altro, che eh, si riesce a raggiungere, questo poi dipende dall'abbondanza relativa di fagi glandana splendana. Anche un controllo del 90%, per cui siamo molto contenti del fatto che questa tecnologia si va affermando. La cosa interessante, ovviamente, è da migliorare che questi dispensatori al gas dromatografo ci dicono che raggiungono 70 giorni di durata, ed è vero, fino all'8-10% di feromone residuo eh, il filo è efficace nel competere con le femmine per la trazione. Questo l'abbiamo verificato pure utilizzando estratti dal filo a 70, se esposti 70 giorni all'elettroantenografo, così come l'abbiamo verificato in tunnel del vento, è chiaro in wind tunnel, eh, in cui i fili a 70 giorni si mostrano ancora attrattivi, dopodiché non funzionano più. La cosa però molto interessante è che nel momento in cui noi abbiamo, poiché non ci accontentiamo mai, abbiamo cercato di utilizzare anche il feromone della pammene fasciana, per controllare anche la tortrice precoce ecco qua una bella sorpresa è venuto fuori che se misceliamo i feromoni non attraiamo né l'acidia né la pamene fasciana perché l'uno fa dare no più che il repellente e eh, sono evidentemente implicati nell'isolamento riproduttivo e per cui o si usano due tipi di dispensatori oppure niente da fare però ovviamente i costi raddoppiano la pamene fasciana è meno dannose per cui al momento la lasciamo perdere ma se utilizziamo il feromone da solo della pamene fasciana che poi è lo stesso componente principale lo stesso dell'acidia molesta per cui i, i dispensatori sono già in circolazione possiamo utilmente controllare il tutto ovviamente questo ha condotto alla fine nel 2018 alla commercializzazione ancora in via provvisoria in deroga quando la chiedono di questo prodotto vedremo la fine che fa però è stato autorizzato in via speciale dal ministero e ovviamente abbiamo divulgato il tutto sia al congresso internazionale di europeo di entomologia che al congresso di lepidotteriologia. ultimo passaggio sull'uva da vino non so che tempi ho ancora ancora 5 minuti perfetto più o meno ce la facciamo interessantissimo questo per quanto mi riguarda e qui l'attenzione si è puntata su l'obesia botrana e l'emergente, ormai no, più che noto, più che un altro leader, qua si sta affermando Crypto Blab e Segnidiella, però nei fatti molto meno dannoso, eccetto episodi locali. Niente, anche qui abbiamo una vecchia storia di lavori partendo dal 2003. Anche sui semi, ovvero sui messaggeri chimici interspecifici che ci avvieremo ad integrare. Ovviamente siamo partiti avvantaggiati perché abbiamo potuto mettere facilmente. Tra l'altro, qui si riescono a fare tanti ettari al giorno. Il filo, in base all'esperienza maturata sul castagno, e quindi siamo partiti in provincia di Campobassa, a Larino. Quest'anno abbiamo esteso ad un altro Sito in Campobasso, uno in provincia di Avellino e uno qui vicino a Rutigliano, eh, Suva su da tavola in questo caso. Abbiamo selezionato praticamente aree ad alto potenziale di infestazione, a medio a basso potenziale di infestazione. Questo in particolare l'attenzione su questa azienda di Rutigliano, Suva Italia, che già è già biologica, ringrazio enormemente il proprietario dell'azienda che si è dimostrato veramente. Sensibile e a disposizione per rischiare pure, eh, in questo tipo di sperimentazione al primo anno al primo anno. Per le catture non c'è stata storia, non è possibile nemmeno fare analisi statistica. Siamo passati da 300, 400, 200, dipende dai siti catturati nei testimoni, a 0 o 1, 2 l'anno nel controllo. Però questo è poco indicativo, perché bisogna andare a vedere poi i danni, perché vedete non c'è correlazione, questo è vero in generale. Eh. E quindi, niente, questi sono i risultati. Qua abbiamo cercato, prima di aumentare il diametro del filo, che voi sapete la lobese è ben tre avvio quarta generazione, per cui c'è bisogno di lungo periodo, abbiamo aumentato il diametro del filo, il controllo funziona e funziona benissimo come vedete dai dati, eh? in qualunque condizione. Però anche aumentando il diametro del filo non ci abbiamo risolto niente. L'erogazione non va oltre i 70 giorni, per cui la prima generazione va trattata nel caso del biologico in Bacillus durincensis, eventualmente al picco di volo anche della seconda generazione, soprattutto nel primo anno di applicazione, per poi lasciar lavorare i feromoni negli anni successivi. Chiaramente, probabilmente altro controllo non ce ne sarà bisogno, ma vedremo questo. Quindi diametro, niente da fare. Al che. Si è sostituito da quest'anno, e quindi questi sono gli esperimenti di quest'anno. Il vecchio tipo, cioè con l'anima in cellulosa, con un ulteriore filo di mater B, cioè di questo biopolimero eh, derivato dall'amido di riso fondamentalmente, bio, completamente biodegradabile. E qui invece è venuto fuori che riusciamo a garantire la vita del dispensatore ad oltre 100 giorni, eh, probabilmente 120, siamo ancora in corso di. Raccolta dei campioni in campo con obiettivamente un'efficacia che sfiora il 90-95% di controllo già a partire dal primo anno. Ora, la cosa pure interessante qui, ma questo si sa, funziona bene: la confusione funziona bene, la distrazione, qua si tratta semplicemente. Vedete che le due tecniche non sono alternative, tutto dipende dalla distribuzione delle popolazioni, dal tipo di fitofago, dall'etologia della specie, se la distribuzione è uniforme se è randomizzata del fitofago, se è a spot a macchia, hotspot a macchia di leopardo. La biologia della specie, cioè la questione è alquanto complessa, adesso non ho tempo di andare a fondo, ma vanno tenute entrambe in alta considerazione le tecniche e poi regolarsi. Certo è che questo tipo di lavoro per fortuna ci è stato premiato come innovazione dall'ultimo congresso degli agronomi che si è tenuto a Matera e questo ci incoraggia ad andare avanti. Abbiamo testato anche la risposta in tunnel del vento al feromone man mano che è esposto in campo al dispensatore ed inoltre la cosa interessante, ma questo ce l'aspettavamo, non c'è alcuna interazione con il feromone del, della CryptoBlaubess, della Tignola. Rigata, ovviamente qui addirittura cambia il numero di atomi di carbonio da 12 a 14, per cui era chiaro, però bisogna dimostrarlo. E quindi il prossimo passo sarà quello di integrare in un unico dispensatore per distrazione o anche per confusione i due feromoni, perché non competono e possono in un'unica erogazione cercare di controllare entrambi i fitofagi, ma questo è di là da venire. Chiaramente laddove è possibile. Non è che io preferisco, ma quando il fitofago si, 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 si presta, e questo eh, nulla a sminuire la confusione, ci tengo a precisarlo perché sono stato tra i primi a studiarla e ci sono pure particolarmente affezionato. Um, però ecco io posso, laddove possibile, ridurre di 10 volte la quantità di attrattivo, dai 220-250 grammi ettero passo ai 22-25. Ma soprattutto è adatta a piccoli appezzamenti, mentre la confusione è preferibile su ettaraggi un poco più elevati. Qui possiamo ragionare anche su un ettaro. Il tutto, però, questo sarà anche il futuro della confusione classica, deve essere basato su un materiale biodegradabile, perché dobbiamo abbattere pure i costi di smaltimento e di rimozione di questi dispensatori. Dobbiamo buttarli al suolo e accelerarne la degradazione. E questo si stanno tutte le principali ferme ditte del si stanno orientando in questa direzione ma la cosa più interessante vedete acuita anche l'ultima cioè ovvero poiché il meccanismo è di tipo competitivo come vi diceva il professor germinara non andiamo a saturare i recettori antennali o ad abituare o a mascherare ma noi conserviamo il comportamento naturale del fitofago per cui è da presumere e più che presumere una certezza che vi è una minore pressione selettiva verso coppie che possono utilizzare messaggi feromonici diversi, miscele diverse, come il caso della Ostrinia Nubilaris che vi chiamava Salvatore prima. Mm, comunque è un meccanismo che, essendo competitivo, non altera minimamente il comportamento naturale del fitofago. Ho finito. Grazie, Grazie per l'attenzione. Grazie, professor De Cristofaro. Torniamo subito quindi ai casi aziendali e invito a salire sul palco Giuseppe De Pinto, Sales Field Specialist di UPL Open, che ci parlerà di Vaciplant, agrofarma conduttore di resistenza a base di laminarina. Prego. Bene, salve a tutti, Giuseppe Depinto, UPL Italia. Ci tenevo innanzitutto a ringraziare gli organizzatori per essere tornati finalmente dal vivo. Appunto oggi in occasione della Biocontrol Conference eh, parliamo di Vaciplant, il nostro mezzo di biocontrollo induttore di resistenza. Andiamo quindi subito a vedere le caratteristiche del prodotto. Vediamo che è un agrofarmaco a base di laminarina alla concentrazione di 45 grammi litro che è una sostanza estratta dall'alga laminaria digitata. Quindi, attenzione, non è uh, una comune, un comune alga, ma è la singola sostanza estratta, estratta dall'alga. Sappiamo che la laminarina è una sostanza a basso rischio in base al regolamento 1107 del 2009 e che è uno strumento ad ampio spettro d'azione. L'attività non è nei confronti di un singolo patogeno, ma l'induzione di resistenza ovviamente si esplica nei confronti di diversi patogeni, sia batteri che funghi. E ovviamente parliamo di un mezzo ad azione esclusivamente preventiva, perché l'azione non è diretta nei confronti del, del patogeno, ma va a sollecitare e innescare tutta una serie di risposte nella pianta, eh, delle risposte che comunque sono state identificate attraverso dei meccanismi che vengono attivati, che sono stati identificati attraverso l'analisi genica già a partire da qualche anno. Per via dell'azione indiretta nei confronti del patogeno comunque è stato classificato il vacciplant come sostanza, la laminarina come sostanza a basso rischio di resistenza dal FRAC. È stata inserita nella categoria P4, cioè quella degli induttori polisaccaridi. E per questo comunque si presta perfettamente all'interno di una strategia di gestione delle resistenze e di prevenzione di queste. È unito ovviamente al, all'essere una molecola a basso impatto come induttore di resistenza, trova sicuramente spazio all'interno di strategie di difesa armonizzate, non esclusivamente di carattere biologico, ma anche di carattere integrato. Se andiamo a vedere la struttura della laminarina, vediamo che è un polisaccaride, è uno zuccherone in buona sostanza, è un glucano, così come quelli presenti uh, nella parete cellulare dei patogeni. E quindi il vacimplante in pratica va a mimare l'attacco del patogeno nella pianta e la pianta quindi innesca tutti quelli che sono i meccanismi di difesa, tali per cui poi al momento dell'infezione vera e propria questi saranno già stati attivati e quindi la pianta sarà in grado di autodifendersi. Un breve cenno sulla metodologia di produzione, quindi come dicevo prima non è un'alga, è, un è la singola molecola estratta uh, dall'alga perché oltre al, al processo di raccolta e di lavorazione, Uh, vi è comunque una, um, un ulteriore processo di purificazione di, tramite infusione e tramite ultrafiltrazione, tale per cui otteniamo alla fine il prodotto, la laminarina in purezza, quindi al netto di, di quelle che possono essere gli inerti, pensiamo alla cellulosa, pensiamo agli alginati, che sono delle sostanze pectiche, che quindi causano problemi di, possono causare problemi di precipitazione, di flocculazione. Quindi abbiamo la minarina in purezza ed essendo un agrofarmaco c'è l'obbligo di, um, di fornire comunque un prodotto con un titolo certo di sostanza attiva. E nel caso del Vaciplant parliamo di 45 grammi litro. Come dicevo prima, il Vaciplant induce uh, la resistenza, quindi va a mimare l'attacco di un patogeno, innesca quindi quelli che sono i meccanismi di difesa, che sono principalmente o di tipo fisico o uh, di tipo chimico. Per quanto riguarda le tempistiche dell'induzione di resistenza, qui c'è da precisare che è vero sì che il messaggio di induzione è immediato, la pianta recepisce immediatamente l'induzione di resistenza. Già da pochi minuti vediamo comunque che abbiamo, assistiamo a un aumento del pH extracellulare, quindi quello significa che il processo di induzione è stato avviato. Già dopo qualche ora assistiamo alla formazione dei, dei perossidi. Però affinché tutte le sostanze necessarie vengano attivate, affinché vengano attivati, vengano sintetizzate, Finché vengono attivati tutti i percorsi metabolici, comunque la pianta uh, richiede da due o tre giorni, dal momento della prima applicazione, per essere in grado di autodifendersi. Andando a vedere i meccanismi di tipo fisico che la pianta schiera quando applichiamo il vacciplant, uh, sono in pratica delle barriere meccaniche, del, sono delle strutture che la pianta mette, sintetizza per limitare, per evitare la penetrazione del patogeno e quindi evitare uh, la propagazione nei tessuti vegetali. Quindi in primis che cosa vediamo? Vediamo, assistiamo alla formazione del callosio. Il callosio che poi ci sarà utile uh, per le papille di occlusione. Cosa sono le papille di occlusione? In pratica sono dei tappi che in pratica bloccano la spora, che emette l'appressore e lo storio per entrare in una cellula vegetale. Quindi, appunto, le papille occludono e bloccano uh, l'ingresso del patogeno all'interno della cellula e quindi evitano che questo possa nutrirsi all'interno di questa. Oltre a questo, ovviamente, vediamo come la pianta risponda anche uh, linificando la parete cellulare, ispessendo la parete cellulare. Qui vediamo in questa slide un esempio di tessuto uh, indotto con il Vacciplant e di un tessuto testimone non trattato. In questa sezione si vede molto bene comunque come a differenza del testimone, lo spessore della parete cellulare sia aumentato nell'ordine di uh, 2-3 volte rispetto al testimone. Andando a vedere i meccanismi invece di tipo chimico che la pianta schiera, sono principalmente di due macro-categorie. Da un lato abbiamo sostanze di natura uh, non proteica, che sono appunto le fitoalessine. Queste vengono generate dal percorso, dal pathway del, dell'acido jasmonico e dell'etilene e uh, sono appunto sostanze aventi azione antimicrobica. Ovviamente qui il profilo cambia a seconda della specie vegetale, conosciamo bene per esempio nel eh, nella vite il resveratrolo che viene sintetizzato, che apprezziamo poi anche a livello enologico, eh, e sono quindi responsabili della resistenza sistemica indotta, della ISR. L'altra macrocategoria invece di sostanze eh, che vengono sintetizzate dopo l'applicazione col vacciplant sono invece appunto di natura proteica e sono le PR, PR proteins, le pathogen related proteins, queste invece vengono sintetizzate dalla, dal percorso, dal pathway dell'acido acetil salicilico e sono sostanze anche queste con un'azione antimicrobica diretta. Sono degli enzimi in pratica che demoliscono uh, il patogeno, la, la, la cellula del patogeno. Sono infatti, vediamo, delle glucanasi, delle chitinasi. Anche qui ovviamente il profilo cambia a seconda della, della tipologia di, di specie vegetale. Ci tenevo, prima si parlava di gestione delle, come strumento di gestione delle resistenze, in questo caso quindi ci tenevo a mostrare questa prova di efficacia subotrite della fragola. In questa prova, in questa prova quindi abbiamo valutato mh, quelle che sono le popolazioni mh, resistenti ai fungicidi presenti all'interno della prova. Uh, quindi abbiamo visto la frazione di questi e la cosa interessante è stata che uh, dopo una strategia dove abbiamo applicato solo il vacciplant, in questo caso abbiamo fatto sette applicazioni di vacciplant, la frazione di ceppi resistenti ai fungicidi non è aumentata. Mentre ovviamente dove abbiamo applicato uh, una strategia solo con fungicidi di sintesi, vediamo una pressione di selezione. Sappiamo che la botrite eh, tende a generare molto facilmente delle popolazioni resistenti. Uh, viceversa, dove abbiamo sostituito parzialmente uh, il vaciplant ad alcuni uh, fungicidi di sintesi all'interno della strategia, vediamo in questo caso una riduzione uh, delle popolazioni resistenti. Questa dimostrazione quindi di come il vaciplant sia uno strumento uh, per la gestione e la prevenzione delle resistenze. Ovviamente questa strategia integrata è stata anche quella che ha, ha fornito le performance migliori in termini di controllo della botrite. L'etichetta attuale del prodotto è questa, quindi vediamo diverse colture, partiamo dalla vite per il controllo dell'oidio, fragola per il controllo di oidio e botrite, pomace e lattuga per il controllo della peronospora. Come vediamo eh, non è richiesto un intervallo di sicurezza. Attualmente però mh, ci tenevo però a menzionare che nel corso del 2021 sono stati forniti diversi usi di emergenza, quindi l'articolo 53. E che riguardano in primis la vite per il controllo della peronospora, quindi per la, la gestione del Monte Ram, il kiwi per il controllo della batteriosi e il mondo delle baby leaf per il controllo della peronospora. Uh, Quest'ultimo quest è ancora in vigore fino a febbraio 2022. Anche qui, come vediamo, non sono richiesti intervalli di sicurezza. E uh, comunque a breve attendiamo degli di questi, alcuni di questi impieghi definitivi come, uh, alcuni di questi impieghi come definitivi in etichetta. Concludendo quindi, come abbiamo visto, il vacciplant è uno strumento ad azione, come abbiamo visto, esclusivamente preventiva, che richiede quindi due o tre giorni dal momento della prima applicazione per attivare le difese della pianta. E vediamo poi che la protezione nella pianta si protrae per diversi giorni. Questo ovviamente cambia a seconda delle condizioni climatiche, a seconda della pressione del patogeno. Ma un aspetto che comunque abbiamo visto in, uh, nel corso delle sperimentazioni è che, comunque, uh, piante sottoposte a stress di natura abiotica o biotica tendono a, a reagire uh, poco o male all'induzione di resistenza. Ma mh, è venuto fuori anche che la, in questi casi l'abbinamento comunque con un biostimolante eh, ne migliora nettamente le performance perché comunque diamo alla pianta uno strumento per superare gli stress a cui sono sottoposte. Quindi come abbiamo visto per, sia per il basso impatto che per la gestione delle resistenze comunque il plant si dimostra uno strumento utile per impostare delle strategie armonizzate, ripeto sia in, in strategie bio che strategie di carattere integrato. E uh, come abbiamo visto, quindi l'etichetta è in uh, fase di ampliamento. Concludo lasciando per chi fosse interessato qualche riferimento bibliografico che è appunto il frutto nel corso degli anni uh, della sperimentazione svolta da OPL, sia in, uh, in campo che in laboratorio, a dimostrazione quindi dell'impegno dell'azienda uh, nello sviluppo di questa soluzione tecnica. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, dottor De Pinto. Grazie. Mi collegherei ora eh, per quanto riguarda il tema delle strategie armonizzate all'intervento del eh, dottor Giovanni Tamburini del, dell'Università eh, degli Studi di, di Bari che ci parlerà di Pollinector. Prego, buongiorno. buongiorno a tutti, grazie mille. È una piccola pausa rispetto al tema del biocontrollo chiaramente e vi presento qui un progetto che stiamo portando avanti, stiamo costruendo, chiamato Pollinator che riguarda gli impollinatori, un progetto che abbiamo costruito anche in collaborazione con Altra, quindi colgo l'occasione di ringraziare il dottor Fili per la collaborazione e anche per l'invito. Eccoci qua. Allora sappiamo che eh, ormai è chiaro che gli impollinatori svolgono un ruolo fondamentale per la produzione agricola, sappiamo che il 70% delle colture agrarie dipende in qualche modo dal servizio di impollinazione e il valore di questo servizio è stimato a essere intorno ai 300 miliardi di euro a livello globale e intorno ai 2 miliardi di euro l'anno solo in Italia. Ci sono però moltissime cose che ancora non sappiamo, non conosciamo di questa relazione fra impollinatori e produzione agricola. Sono così tante che ci rende un po' difficile riuscire a sfruttare appieno questo servizio per una produzione che sia più sostenibile. Una delle cose che non sappiamo è quale sia il reale contributo degli impollinatori per diversi tipi di colture. Sappiamo che è importante ma sappiamo anche che varia moltissimo e non sappiamo in termini economici poi quanto l'azione degli impollinatori eh, possa invece contribuire. E, oltretutto non sappiamo eh, all'interno della stessa cultura se il contributo degli impollinatori possa variare fra diverse varietà. Sappiamo tristemente che eh, gli impollinatori stanno subendo un declino. Eh, Diversi decenni a livello globale eh, per quanto riguarda abbondanza e diversità. Sappiamo che ci sono moltissime cause, e eh, queste cause, come per esempio la perdita di, eh, eh, di habitat seminaturali nei paesaggi agricoli, eh, come l'esposizione a. E prodotti fitosanitari, il cambiamento climatico, sappiamo che questi fattori interagiscono fra di loro, ma quali siano le principali cause in diversi contesti agricoli è ancora oggetto di studio ed è ancora eh, difficile insomma da identificare e eh, sicuramente quello che ancora manca sono delle guide, delle linee guida chiare ehm, per poter in qualche modo e controbattere a questo declino degli impollinatori, sostenere la loro presenza nei, eh, nei paesaggi agricoli e in questo modo supportare la produzione. Nasce, per cercare di dare un po' risposta a queste domande, almeno in parte, nasce il progetto Pollinactor, eh, il cui obiettivo è quello proprio di andare a studiare, a quantificare l'importanza degli, eh, degli impollinatori per la eh, celassicoltura negli agroecosistemi pugliesi. E perché, eh, perché le ciliegie? Beh, è una cultura importantissima a livello economico, sia regionale, sia nazionale, ed è una cultura che, eh, una cultura che dipende dall'azione degli impollinatori, sia domestici, sia selvatici. Qua potete vedere qualche disegno e foto di bombi e osmie che abitano i nostri. Agroecosistemi. E il nostro progetto prevede di monitorare decine di ciliegeti nella zona del Barese, e quello che vogliamo fare è quello di quantificare proprio in termini di produzione, in termini economici, qual è l'apporto degli impollinatori sia domestici sia selvatici alla produzione delle ciliegie. E vogliamo censire quali siano le specie più importanti, quindi anche quelle di cui ci dobbiamo più prendere cura dal punto di vista della produzione quantificare quale sia lo stato di salute del servizio di impollinazione nei nostri contesti agrari e, e cercare delle soluzioni. E una, per esempio, quello che vogliamo fare è testare quale sia l'efficacia di introdurre degli alveari supplementari di ciliegie e vedere se questo può supportare eh, l'impollinazione e aumentare la produzione. Ed infine vogliamo eh, identificare quei fattori di gestione locali che eh, possono favorire la presenza, sia in termini di abbondanza sia di, di diversità, degli impollinatori nei ciliegeti. E l'idea è proprio quella di dare eh, a fine progetto delle, un po' delle linee di guida, delle indicazioni precise su quanto importanti sono gli, gli impollinatori per la produzione e quali possono essere delle strategie per eh, supportarli eh, proprio appunto a livello gestione. Questo progetto non è ancora, è tanto che ci lavoriamo, ma non è ancora partito, siamo in una fase di raccolta fondi e abbiamo deciso di adottare una, la strategia di crowdfunding, cioè di raccogliere eh, singole donazioni da singoli individui o singole aziende che eh, ci tengono particolarmente al progetto, che sentono il progetto vicino, insomma, ai, ai, appunto, a, alla propria sensibilità. E siamo appena partiti appunto con questa raccolta, questo è il link della, eh, della piattaforma in cui vengono raccolte le donazioni. Abbiamo anche un gruppo Facebook in cui facciamo divulgazione scientifica proprio sul tema degli impollinatori in agricoltura, ma anche un po' in generale, che eh, sta crescendo molto. E eh, se vi state chiedendo, insomma, come potete aiutarci, sicuramente il passaparola eh, è importantissimo per il crowdfunding e ovviamente se... E vorrete fare una piccola donazione saremo, saremo più che contenti. E con questo io vi ringrazio per l'attenzione, ovviamente non sono da solo, c'è un'intera squadra, il professor De Lille è qui presente eh, che lavora a questo progetto, la dottoressa Rosa Porro dell'Università di Bari e, e se siete interessati noi siamo qui presenti, c'è un, uno stand qui fuori e potete prendere un volantino con tutte le... E informazioni. Vi ringrazio ancora e buona continuazione. Grazie dottor Tamburini. Abbiamo visto allora la parte accademica, abbiamo visto due esempi di, di prodotti, due casi aziendali e ora è il momento di eh, lasciare la parola alla parte della, della consulenza. E inviterei a salire sul palco Marco Valerio del Grosso, consulente aziendale, che ci parlerà delle esperienze di biocontrollo nel polo della quarta gamma della piana del Sele. Buongiorno e prego. Buongiorno, grazie per avermi invitato. Bene, sono un agronomo di campo Salerno e seguo parecchie aziende sulla quarta gamma e non solo sulla quarta gamma, e in particolare seguo otto aziende agricole che producono biologico giù in Campania, provincia di Salerno, quarta gamma e non solo quarta gamma. Vi parlerò un po' della mia esperienza sulla difesa in bio per quanto riguarda gli ortaggi a foglia. E sono anche presidente dell'Associazione Nazionale Tecnici Specialisti in Agricoltura, un'associazione di tecnici di campo. Siamo un centinaio in Italia. Va bene. Allora, perché la quarta gamma? Perché gli ortaggi a quarta gamma hanno avuto questo successo? Semplicemente perché sono prodotti ad alto servizio, eh, e sono comodi, comodi, sono veloci. Oggi, sempre di più, abbiamo poco tempo per poter cucinare e sono prodotti da, per consumare molto, molto facili. Eh, ci sono sempre più residenti nei centri urbani, ci sono sempre più famiglie single. Ci sono sempre più famiglie dove lavora sia la moglie sia il marito, per cui c'è sempre meno tempo per poter preparare, tagliare, mondare, lavare. E quindi ecco che si sono sviluppati questi ortaggi della quarta gamma. Un altro discorso è anche la, riduz la riduzione delle superfici della cucina. Sembra una cosa stupida, ma conta. Prima c'erano case di 120-140 metri quadrati, adesso ci sono case da 80 metri quadrati e lo spazio non c'è. In campo, ovviamente, quello che conta molto è anche la riduzione della manodopera. Si calcola che per gestire un ettaro di quarta gamma ci vuole un operaio, un operaio e mezzo, due operai al massimo. Perché ovviamente la semina e la raccolta viene a macchina. Quindi è un'industria, una specie di industria. Le superfici attualmente io le ho calcolate guardando all'alto con Google Maps, la plastica. Io stimo ci sono, eh, vabbè, in Italia 7.000 ettari, nella piana del Sere ce ne sono circa 5.000 di quarta gamma, altri 1000 di eh, plastica, di coltura protetta eh, ovviamente questo soprattutto in inverno perché la quarta gamma si diffonde molto in inverno perché la Piana del Sele ha sviluppato questo discorso del di portaggio alla quarta gamma perché c'è una situazione pedoclimatica particolare abbiamo i monti che ci difendono dal freddo che vi beccate voi pugliesi i stessi monti, gli alburni ci eh, arricchiscono di acqua delle correnti atlantiche che ce la freghiamo noi e a voi pugliesi purtroppo niente, eh, niente acqua Inoltre abbiamo anche il fiume, quindi abbiamo l'acqua a disposizione con bassa conducibilità. Siamo nel vento della vacca e riusciamo a fare delle buone produzioni di quarta gamma. Tenete presente che grazie alla quarta gamma il terreno da noi costa circa 15 euro al metro quadrato, più o meno. È triplicato nell'arco di 10 anni il valore. Abbiamo anche le cave, vabbè, ci sono anche dei, dei bravi imprenditori e dei bravi tecnici. Vabbè, Piogge Fredde, eccetera, eccetera. Questi sono i comuni dove è diffuso il discorso della quarta gamma un esempio, una piccola almeria allora, andiamo subito sul vivo delle trattative problematiche fitosanitarie io parlo, parlo di quelle principali non parlo di tutte perché non c'è tempo ovviamente eh, sulla peronospora per quanto riguarda rucola, lattugine e spinacino la sclerotinia per quanto riguarda la rucola e la batteriosi sulla rucola per quanto riguarda invece eh, parassiti animali abbiamo gli afidi su rucola, lattughino e spinacino le notte che da noi volgarmente si chiamano campe rucola, lattughino, spinacino, bietole Baleriane, e infine l'altica, la maledetta altica su rucola eh, cercherò adesso di parlarvi di quello che noi facciamo di quello registrato eh, non farò troppi commenti negativi perché io so bene cosa funziona e cosa non funziona in biologico purtroppo adesso qui non ve posso fare dei nomi diretti perché altrimenti eh, sarei... In... vabbè cercherò di mediare. Allora questa è la, la nostra carissima peronospora, una premessa, una premessa la quarta gamma sono tutta una serie di problemi, gli ortaggi a foglia, perché ovviamente anche sull'Uva e non solo sull'Uva la GDO pretende massimo 3 residui, massimo 4 residui, il 30%, la RFD, tutte queste cose che sapete bene. Ovviamente non ci possono essere corpi estrani, per cui per Caidà non si può usare letame nel modo più assoluto, perché usare letame vuol dire portare corpi estranei così come gli operai, tutti gli operai non possono avere orecchini, anelli, non possono masticare gomme, non possono fumare. Nel modo più assoluto è proibito totalmente. Un'azienda di quarta gamma è un'azienda molto pulita. Aspetti microbiologici sono maniacali. Ovviamente la contaminazione è di origine fecale per le acque, acque del consorzio non si possono usare, oppure se si usano le acque vengono tutte quante sterilizzate con lampade UV. la maggior parte delle aziende della Piana del Seil hanno le acque sterilizzate con lampade UV, proprio per evitare contaminazioni con Escherichia Coli, salmonella e quant'altro. Foglie pulite, bisogna stare molto attenti ai trattamenti. Ci sono molti trattamenti che sono fatti che sporcano le foglie e non vanno bene. Possono anche funzionare bene, ma siccome sporco le foglie assolutamente vengono scartate e ne parlerò tra poco. La presenza di corpi strani impedisce anche l'uso di insetti entomofagi. Se qualcuno è così bravo da lanciare coccinelle, noi le ammazziamo le coccinelle, perché una coccinella all'interno di una busta di plastica dentro la lattuga, il consumatore ce la rimanda a casa. Per cui le coccinelle non ci possono essere. Se una, una mummia di Afidius con le mani, sapete che l'Aphidius trasforma l'afide in mummia, una mummia di afide attaccata alla foglia di rucola è un dramma. Per noi è un corpo estraneo, per cui noi non possiamo lanciare insetti su rucola, sul lattubino, su, su spinacina, eccetera, eccetera. Sono corpi estranei, senza parlare di lucertole, di rane e quant'altro. Controllo della peronospora. Allora, per noi in quarta gamma il grosso problema è la peronospora e gli afidi: molto grosso problema, big problem. Allora. Non esiste ad oggi una varietà resistente a peronospora, dichiarata resistente, e questo è il grosso problema. Io parlo di rucola in questo momento. Su Spinacino e Lattubino si riesce a coltivare anche senza trattare per la peronospora, perché sono moltissime varietà sono resistenti a eh, peronospora. Bisogna irrigare e trattare la mattina. Irrigare la sera è una grandissima cavolata. Ancora oggi vedo in giro, io ho clienti un po' in tutta Italia, anche fuori dall'Italia. Che quando arrivo io irrigano la sera, ma non solo quarta gamma, anche pomodori, tabacco. È una cretinata assoluta irrigare la sera una pianta, la pianta, per tutta una serie di motivi. In primis quello di incremento delle malattie. La pianta resta umida e abbiamo le malattie, è inevitabile. Ci sono anche altri motivi, ma non è questo oggetto del, di questo incontro. Avere ovviamente serre, serre alte e corte, maggiore ventilazione. Mettere meno semi, c'è cioè la tendenza a mettere sempre più semi, più quintali, no, noi dobbiamo puntare alla qualità, non alla quantità, quindi meno semi si mette, meno peronospora vi beccate. Parliamo un po' dei principi attivi registrati contro la peronospora. Vabbè, il rame, ovviamente. Il rame però c'ha dei problemi, prima di tutto voglio un suicidio al 30%, per cui ci sono problemi a farlo scendere sotto 30 ppm. Inoltre il rame macchia, e frena perché comunque è leggermente filotossico per la rucola per cui il rame lo usiamo raramente su rucola e purtroppo lo usiamo soprattutto in cultura biologica. Il Bacillus amino sono tre Bacillus amino prodotti commerciali. Due sono registrati su Planospa, uno no, e non dico niente. Il Cosoga è un, eh, un chitosano. Eh, Va bene, il problema è che l'etichetta eh, è fatta, permettetemi, non, è scritto baby leaf e baby leaf vuol dire che io posso farla solo al primo taglio, non posso farlo sul rucola di secondo taglio, terzo taglio, sull'attugino di terzo taglio, perché l'attugino di terzo taglio non è più baby leaf ma è l'attugino, è un'altra cosa. Se io raccolgo un pomodoro a sette foglie, non è pomodoro, è baby leaf e ha un'altra registrazione, dico pomodoro per dire qualche altra coltura. quindi attenzione quando scrivete l'etichetta. Eh. il problema è la frequenza dei trattamenti nel senso se l'etichetta dice di fare 3, 4, 5, 6 trattamenti eh, bisogna stare molto attenti perché voi bagnate continuamente la foglia e bagnare la foglia di rucola vuol dire portarsi la peronospora a casa come dico spesso ai miei clienti, se voi avete i piedi bagnati i piedi nell'acqua io vi do l'antibiotico, non serve assolutamente a niente darvi l'antibiotico, levate i piedi dall'acqua irrigate la mattina, non irrigate la sera trattate la mattina o la sera e non fate trattamenti ripetuti ho fatto una prova di residuo zero. Il tunnel non trattato era quello senza peronospora. <ride> per chi non lo bagnava continuamente. Per cui attenzione a bagnare la coltura di rucola, l'attughino, eccetera, eccetera. Posso affermare certamente che ancora oggi non c'è un prodotto efficace veramente contro la peronospora su lattuga e simili in biologico, sul Rucola. Parliamo di Rucola. La laminarina non l'ho citata perché. È stata in deroga, come diceva prima il collega, è stata fatta in deroga fino a febbraio 2022. Eh, purtroppo, ancora oggi, soprattutto in questo periodo, novembre, io stamattina, ieri, sono stato in azienda da alcuni miei clienti: abbiamo Peranospora anche trattata con Fosetil, anche trattata con Metalaxil. Non c'è niente da fare, purtroppo, perché servono prodotti sistemici e non esiste oggi un prodotto veramente sistemico che funziona veramente in biologico su Peranospora, su rucola, vi ripeto. Sclerotinia, la sclerotinia è un problema solo su rucola. La cosa che funziona meglio è la rotazione, vecchia tecnica. Rotazione, rotazione, cioè cambiare coltura. Mettere una rucola, lo spinacino, mettere un fagiolino, mettere un qualsiasi coltura. Se uno comincia a fare sempre rucola, 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 come purtroppo capita da noi, arriva la sclerotinia una buona tecnica è la solarizzazione con paglia perché la paglia quando, quando degrada produce delle sostanze fungistatiche, quindi controlla bene la sclerotinia. I sigari a trattare la mattina solito discorso che vi dicevo prima serre corte alte e questo non ci piove parliamo un po' dei prodotti il cognotirium, il cognotirium è un, un prodotto interessante contro la sclerotinia qual è il problema che se voi poi ci fate il metam sodio il metamposazio me lo ammazzate per cui un'azienda biologica che fa cognotirium, fa tricoterma, ben venga, però se poi, o micorrizze, che c'è la moda delle micorrizze, non parlo, se no, se poi mi usano il, VAP, ehm, il metam sodio e il metampotassio, bisogna ricominciare tutto a capo, per cui bisogna stare attenti quando si usano queste, queste cose. Contro la scodina, pure quello che va bene, si bacillus e subtilis, lo stesso amido liquefacente che abbiamo detto prima, oppure il pitium oligandrum, sono prodotti che vanno bene della schedulina, il problema è che li devi fare sempre e quando tu cominci a fare oggi, domani, voi bagnate, mi bagnate la rucola e mi portate la peronospora. Quindi bisogna stare attenti nella frequenza dei trattamenti. Ci sono poi dei prodotti li chiamo X che non sono prodotti registrati come agrofarmaci e qui potrei stare qui mezz'ora, un'ora a parlare di questi prodotti, eh, si fanno, qualcuno li usa al taglio, però non sono registrati come agrofarmaci, quindi non intendo eh, citarli. La loro efficacia è... ondivaga. Batteriosi, oltre alle preghiere, c'è poco da fare. Il problema è solo sul ruolo, è importante usare il seme sano, eh, perché qualche volta arriva da seme purtroppo. Irrigare il terreno alla mattina, serve il correal. Disinfettare gli organi di taglio: i coltelli che noi usiamo per tagliare, o le lame, vanno disinfettati con opportuni prodotti. Il prodotto unico è il rame però vi assicuro che fare rame contro la batteriosi è. Io seguo 14 vivai in Italia e quando arriva la batteriosi, il prima, la prima cosa che consiglio è buttate. È inutile combattere contro la batteriosi. Si combatte contro la batteriosi riscaldando, ventilando, ma il prodotto attualmente efficace contro la batteriosi non c'è. Ci sono quindi una serie di prodotti che non sto qui a dire che propongono. Le varie ditte, non sono registrati contro la batteria, sono prodotti corroboranti, ce cioè ne sono una serie, in separata serie vi posso anche dire quelli che sono usati, ma vi ripeto: l'efficacia è limitata, si basa mo molto sul clima, non tanto sul prodotto. Lo dirò nell'ultima slide. Gli afidi, altro problema: io ai miei allievi, ai miei clienti, chi, chi trova un prodotto contro gli afidi in biologico che funziona sul rublo, sull'altopino, gli faccio una statua e lo invito a cena a casa mia non esiste un prodotto che funziona contro gli afidi veramente su rucola perché? perché la rucola è una massa di foglie a 30 cm, deve essere un prodotto sistemico ci sono prodotti che funzionano contro gli afidi ma sono prodotti di contatto e non ci bastano, perché per entrare in mezzo a quella massa di foglie ci vuole un prodotto sistemico, ci vuole actara e confito che non si possono fare più ovviamente, andare a fare prodotticci, prodottini di contatto sulla foglia schizzando funziona qui pigliate una foglia, ci spruzzate il prodotto X, funziona contro l'afidi, funziona. Andate in campo, non funziona. Ho provato di tutto. Sono 15 anni che provo prodotti contro gli afidi, su Rucola, sul lattugino niente. Poi niente. dopo mi venite: no, io ho questo prodotto, non servirà. E se, se, se funzionerà mi faccio la statua. Vabbè, quindi niente lancio nintomofoci, prove ripetute con di tutto di più, mi ripeto. Purtroppo ce li abbiamo. Quello che facciamo attualmente contro gli afidi preventivo, preventivo, sappiamo che tra poco arrivano gli afidi, soprattutto su rucola bacciamata, è l'azia di ractina oppure i saponi registrati contro gli afidi. Fanno qualcosa sugli afidi, non risolvono, non sono actare confido, però fanno qualcosa contro, contro gli afidi. Le notte, sulle notte invece grandi problemi non ne abbiamo. Perché? Perché cioè, abbiamo parecchie armi, il eh, problema su tutte le colture. Corpo estraneo. Il problema è il corpo estraneo è che se vedono una larva una larva in una busta, succede un dramma. Per cui non esiste la sola intervento qui. Qui se io vedo qualche farfalla che gira, tratto come il pazzo, perché non mi posso permettere una larva nel, nella busta del, del consumatore. Quindi trappole le feromoni va bene, però non in serra, fuori dalla serra eh? perché? Perché i prodotti che funzionano: sono lo Spinosat, il Bacillus vingensi, nelle varie forme di Zawaii e Custachio. preferisco usare alcuni prodotti, vabbè, o miscele di prodotti. Oppure c'è il virus della nucleopoliedrosi, che sarebbe un prodotto specifico per la Spodoptera. Noi, Salerno, abbiamo Spodoptera littoralis. Questo qui è un virus specifico per la Spodoptera, e eh, sono tutti e tre vanno bene, con dosi diverse, in modalità diverse. Non sto qui a, a dirlo. L'Altica, solo sulla, sulla rucola. Non su altre colture per fortuna, e qui abbiamo altri sistemi. Abbiamo una rete antiafide alta 1,20 m. L'altica non, non vola, salta. Se voi impedite l'accesso alla serra, con questa rete antiafide riuscite a, a limitare l'attacco, non eliminare, a limitare l'attacco. Di... Un altro sistema sono le piante distraenti. Il mio cliente ha 80 ettari di serre, di cui circa una quarantina al rucola, usa ai bordi delle serre seminare con altro con altri cavoli che attirano di più la rucola, così che l'altica si scatena su questi cavoli e non va a scatenarsi sulla rucola. È un sistema per confondere l'idea alla rucola. Gestione dei confini. L'altica parte dai confini, quindi dovete pulire l'erba, che l'erba è fonte di altica. E qui sono vari sistemi, sistemi che non sto qui a dire. Nematodi, ultima uscita, sono i nematodi, stanno funzionando. I nematodi entomofagi alla semina eh, vanno bene sia contro la delia, che è un altro insetto, un vitro che attacca soprattutto lo spinacino, e anche contro l'altica. La, la, non ce la fanno da soli, ci vuole. Eh, Il biologico è sempre un'integrazione di fattori, non basta uno, ci vuole questo: l'altica, la rete, i nematodi, la gestione dei confini, eccetera, eccetera. C'è cioè un prodotto biologico registrato sul Rupola. Che funziona bene contro l'Altica, noi usiamo questo, però non è registrato contro l'Altica e quindi non ve lo posso dire. <ride> Me lo dico separata sede. Con in base, le ultime 3-4 slide: tecniche di base, lotti integrale per i parassiti e lurici, rotazione. Voi avete problemi di sclerotinia, fusarium che sta aumentando sempre di più. Pitium, rotazione, ricordiamoci della mitica rotazione. Sovesci: noi facciamo moltissimi sovesci, ci fermiamo due mesi per fare sovesci di sorgo. Di drasticace, compost. Noi abbiamo disperato bisogno di compost. Un compost buono a costo basso che ha un rapporto carbonio d'azoto superiore a 10, 12, 15. Io evito concimi organici sotto il 10 perché aumentano i nitrati. Eh? Mi ha fatto una serie di prove, non finire. Concimi organici sotto il 10 devono stare lontani da me, perché non è sostanza organica. per Il digestato il carbonio se lo frega. Il metano, quello non è un vero e proprio concime organico, è un concime organico senza carbonio e non è un vero concime organico. Evitare eccessi di azoto ammoniaca e solarizzazione, ovviamente il pilo di serbo, questa macchina, macchina del pilo di serbo che serve per bruciare i residui e quindi evitare il pitium, evitare anche un po' la screotina e il fusarium. E poi c'è cioè un concime anaerobico, cioè un concime che vende una ditta, che crea anaerobiosi nel terreno, uccide così una serie di microorganismi, non i semi solo che costa l'ira di Dio e nessuno lo usa. Funziona ma non costa troppo. Scusi se, se la interrompo, le chiederei soltanto di avviarsi giusto. con l'APR, irrigazione a goccia, eccetera, eccetera, <ride> eccetera seminare da resistenti, vabbè, numero di piante ettero, evitare sempre accessi di azoto ammoniacale e ureico, utilizzare cartine idrosensibili che pochissimi usano, eccole qui, ricordiamoci che l'efficacia di un agrofarmaco non è solo il prodotto ma anche come si usa l'agrofarmaco. Eh. Una cosa che poche aziende conoscono è questo, non capisco perché, costano quattro soldi. Cartineggio sensibile per vedere come è usato l'agrofarmaco, tutti si basano troppo sul prodotto dimenticandosi la tecnica. No, le aziende che, che seguo io usano queste cose qui per migliorare la. Finisco con l'aforisma di Sun Tzu: che qualcuno di voi forse già saprà, io lo dico sempre nelle mie relazioni finali, un famoso generale cinese che ha scritto questo libro, L'Arte sulla guerra. I figli hanno studiato la nunziatella, gli hanno costretto a studiare la nunziatella questo, questo libro. Noi siamo in guerra contro gli insetti, contro le malattie, contro gli operai, contro il consulente, contro le ditte di concimi, di antiparassitari, contro, contro la moglie, contro il marito. È una guerra pacifica, senza scopi, di, senza scorrimento di sangue. Il, più, il consiglio che dà questo Sun Tzu -su è quello di: eh, il miglior generale è colui che vince senza combattere, senza fare strage, senza uccidere il nemico, no? e quindi posso affermare tranquillamente che un buon agronomo, un buon agricoltore è colui che riesce a risolvere a prevenire il problema della peronospora della batteriosi, del, dell'afida prima di usare le armi prima di sparare con mitragliatrici con bombe a mano noi in biologica abbiamo coltelli, pugnali e frecce, per cui dobbiamo usare la tecnica per far fessi questi afidi per far fessi questa peronospora, non bagnare eh, usare le varie da resistenti il giusto vivaio per fare delle buone piantine la pianta serre alte, serre corte, perché noi di armi in biologico eh, ne abbiamo poche, per cui bisogna fare l'agronomo, il miglior prodotto contro la lotta integrata, contro gli insetti, contro i parassiti, è l'agronomo. Grazie. Grazie, grazie dottor eh, Del Grosso. Difficile condensare ovviamente i casi e le difficoltà aziendali di campo, ma eh, mi collegherei appunto al concetto di eh, proteggersi prima di eh, combattere, passando la parola al crop manager di eh, Suterra eh, a Parizio, il dottor Aparizio. Che ci parlerà appunto di eh, Subvert, un nuovo approccio all'uso dei feromoni per il controllo della tignoletta. Prego, grazie. Grazie. Eh, sì, come hai detto, sono Giulia Parizio, Chrome Manager di Suterra. E prima di iniziare dirò di ringraziare i dottori Germinara di questo foro per far capire far vedere com'è difficile di. Tutto quello che hanno spiegato, di sintetizzare, capire qual è il feromone, tornando al discorso dei semi chimici. Ehm, infatti, quando siamo arrivati a quel punto, bisogna poi, delle aziende come la nostra, come su Terra, di sintetizzare il feromone in una quantità sufficiente per farlo disponibile per una piattaforma, registrare, eccetera. Quindi, veramente sono prodotti che eh, Abbiamo bisogno di un sacco di, di, di tempo, di sforzo, di lavoro e anche di soldi. Quindi, per quelli che non ci conoscono, su terra è un'azienda eh, che abbiamo la sete e, oh, eccolo qui. La sete è a Oregon, ehm, a Bend, è lì dove abbiamo l'impianto di fabbricazione. E la sete europea l'abbiamo a Valencia. Noi ci occupiamo principalmente di, eh, come ho detto prima, eh, lo sviluppo e produzione di prodotti in base ai feromoni. Eh, abbiamo a Bent l'impianto al mondo dedicato ai feromoni più grande, quindi vedete qua la fotografia che cioè è, eh, è stato fatto pochi anni fa, dove facciamo tutto, siamo infatti un'azienda che facciamo tutto quel processo dalla ricerca alla sintesi, formulazione, produzione, registrazione e commercializzazione del prodotto. Okay? Siamo anche pionieri, cioè solitamente se, se ne parliamo di confusione sessuale, sempre ne parliamo, oh, quelli prodotti che più si usano sono quelli in base a diffusori diffusori passivi. Siamo un'azienda molto innovativa, abbiamo sviluppato anche la tecnologia aerosol che già alcuni conoscono e anche adesso arriverò a spiegare cos'è Super, che è un prodotto in base a una formulazione di capsule suspension, quindi microencapsulato. Come già spiegato, c'è quello che già conoscete, conosciuto parecchio, infatti se ne parliamo di viti, di lovesia botrana della tignoletta, eh, oggi in Italia è più o meno il 10% della superficie di tutta vite, sia da, eh, vite da tavola e da vino, è già coperta con la confusione sessuale, principalmente con i diffusori passivi che dicevo che è la, il metodo utilizzato tradizionalmente negli ultimi anni. Abbiamo sviluppato la tecnologia aerosol e arrivo ora a parlare della tecnologia micro con il nome commerciale di Suvert. Okay. Arriva il prodotto. Cosa è Suvert? Penso che già qua tutti siamo nel cuore dell'uva da, dell da tavola europea, quindi credo che tutti o quasi tutti conoscono cosa significa la ovese botrana, quindi la, la tignoletta della vite. E la confusione sessuale che si fa con, la, con il, il feromone della, della femmina. Cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo fatto una microincapsulazione di quello che è il feromone e l'abbiamo messo in un prodotto liquido che può essere utilizzato con il solito atomizzatore. Quindi, qua, e faccio una riflessione, qua quello che abbiamo pensato è: ok, la confusione sessuale sempre si è capito come quello che devi mettere anche per i mezzi che erano prima, come i diffusori. Una cosa che deve mettere all'inizio della stagione e che, eh, che dovrebbe, dovrebbe eh, fine, ehm, essere utile fino alla fine della stagione. Invece, con Super, con questo tipo di, pro, di prodotto, di, di formulazione, che abbiamo pensato è possiamo anche utilizzare il feromone per, il singolo, per la singola generazione, per il singolo volo. Okay? Quindi qua già c'è una flessibilità e una strategia molto più diversa di quello che è stato pensata fino adesso. In funzione, de, del, in funzione della, del dosaggio, possiamo, che poi vediamo, possiamo coprire fino a quattro settimane del volo, quindi di solito se avete fatto delle catture de, del volo, il monitoraggio eh, copre praticamente... Non sempre, ma in molti punti, quasi tutto il volo di, di ogni generazione. E il prodotto è compatibile con altri prodotti fitosanitari, quindi può essere mischiato con rame, con altri fungicidi, mh, solforo, metalaxil, aminoacidi, eccetera. Quindi è semplice da usare, facile da usare, e con le proprietà che già conosciamo dell'uso del feromone. Quindi è sicuro per gli insetti utili, evita i fenomeni di resistenza è un prodotto, eh, un prodotto a residuo zero alla raccolta che questo è molto importante tante volte quando oggi ci chiedono ogni volta meno residui ok, e questa è la slide che più mi piace quindi qua è veramente dove iniziamo già a capire un po' perché è diverso perché, eh, questo tipo di prodotto è diverso da altri che, che ci sono sul mercato in base ai feromoni il prodotto: La raccomandazione è usare il prodotto all'inizio del volo. Questo è basico e questo è basico in una gestione integrata degli insetti. Avere del monitoraggio e capire quando inizia il volo. Ok, in quel momento dovrà essere applicato il prodotto che ci coprerà in, in funzione del dosaggio fino a tre settimane, quattro settimane. Questo già in funzione anche della conoscenza del volo, della, della regione, eccetera. Di solito, questo prodotto quello che abbiamo fatto è proviamo a ehm, guardare se funziona o ha la stessa efficacia che un insetticida classico. Ovviamente applicato un po' prima perché dobbiamo applicarlo all'inizio del volo. E quindi di solito con la strategia chimica vengono usati i prodotti per la seconda e terza generazione, tante volte anche principalmente in uva da, da vino e dimenticano, dimenticano della prima, eh, puntano sulla seconda che è veramente è quella più importante per la gestione del, dell'insetto. Poi la terza, ovviamente, è molto importante in funzione della, della data della raccolta. Quindi qua vediamo che il prodotto viene, si anticipa all'applicazione, al solito applicazione di un nuovo Abbiamo fatto nel 2020 il prodotto, è stato registrato alla, al fine dell'anno 2020, quindi è stato già commercializzato nel 2021. Prima del lancio abbiamo fatto tutte queste prove ovunque, sia in uva da vino che in uva da tavola, per capire se il prodotto funzionava in diverse situazioni di, di pressione di, di insetto. Ovviamente, non è lo stesso quando ne parliamo di una pressione bassa e di una pressione alta. O la varietà di uva che è molto importante in tante situazioni, come la data di raccolta o come è compatto il grappolo, ok? E ora farò una riflessione su quello. Le condizioni meteorologiche, ovviamente, sempre ci chiedono il prodotto, con questa temperatura, con questo vento, funziona non funziona? Ovviamente abbiamo fatto tutti questi tipo di prove per capire se il prodotto infatti funziona e funziona molto bene e principalmente perché la capsula quello che fa è proteggere il feromone di le condizioni di temperatura, umidità, eccetera, e fare questo tipo di rilascio fino a queste 3-4 settimane. E ovviamente... È quasi quello più importante, è capire quali erano i programmi di controllo, quindi quali erano eh, quando si usavano e come si usavano i bacillus, la mammettina, l'indoxacarpe, tutti quanti i prodotti che già sapete che si usano per il controllo della tignoletta, e fare della comparazione diretta per la sostituzione di questo tipo di molecola e di, eh, fitosanitario tradizionale eh, con il super. E infatti con tutti i risultati non metterò qua due grafiche perché non c'entra, però se avete, se avete bisogno, tutti questi, eh, queste, tutte queste prove sono state sviluppate con centro di assaci indipendenti, quindi se avete curiosità ovviamente sono a disponibilità per far vedere quali sono stati i, i risultati, ma alla fine metto qua questa frase di ha dimostrato che ha la stessa efficacia che gli insetticidi Ovviamente parliamo del prodotto bene applicato, abbiamo parlato prima che lo più importante era un agronomo. Ovviamente qua bisogna fare una gestione integrata e usare bene i prodotti. Ok? Se ovviamente questo tipo di prodotto lo applichi tardi, non avrà la sua, la sua efficacia. Ah, e volevo dire anche se ne parliamo, ho dimenticato di parlare su questo, c'è cioè un effetto extra importante con fronte degli insetticidi tradizionali che è precisamente in terza generazione. Come sapete, tante volte in terza generazione, quando il grappolo è molto chiuso, è difficile che un insetticida, cioè bagnare il grappolo, è già difficile. Poi, se l'insetticida è un ovicida larvicida che deve entrare dentro e colpire la larva, diciamo che l'efficacia si riduce, non è ottima. Invece con Super stiamo applicando sulla chioma il feromone attua sugli adulti in volo, quando in quel punto non c'entra se il grappolo è chiuso o no. Okay? Quindi veramente abbiamo visto anche una estraglificacia se lo facciamo la, la comparazione con i prodotti in terza generazione. E questi sono i risultati della prima stagione dove abbiamo co ehm, coperto, 12.000 scusate il mio italiano, ettari, <ride> di quelli alla fine 8.000 sono stati coperti in uva da tavola, principalmente nella, nella regione di, di Vari. E 4000 ettari su da Vino con i risultati veramente buoni. Infatti, ho avuto la fortuna di, di parlare con alcuni di voi in questi giorni, parlando principalmente di, questi, di questo uso del prodotto. E come veramente, quando è stato appena applicato, la gente è stata molto, molto contenta con i risultati. Sempre con una uva sana e pulita, importante questa flessibilità. Noi non andiamo a dire devi usare il prodotto strettamente in questo modo, perché, perché cioè, ci sono eh, tante situazioni dove, dove poi guardare una gestione da dire ok uso super monitoraggio ci sono dei problemi posso utilizzare anche un bacillus si possono mettere in seconda in terza abbiamo visto anche della situazione dove principalmente sappiamo che ci sono problemi alla fine dell'estate con i diffusori passivi che vengono quasi già vuoti o già senza feromone quale per coprire l'ultimo mese anche potrebbe essere molto molto interessante quindi un prodotto molto interessante da scoprire tra tutti. E finisco qua con questa frase che infatti ieri pensavo che, scritto questa frase un anno fa, il futuro è qui. Il biocontrollo non è il futuro, il biocontrollo già è il presente. Tante volte noi siamo quelli che arriviamo tardi, ok? Quindi la responsabilità è di tutti i professionisti dell'agricoltura, quindi tecnici, agronomi, professionisti, rivendite, aziende agricole, a non essere più in ritardo. Grazie. Grazie. Grazie dottora Parizio. Continuiamo subito in questa sorta di botta e risposta tra aziende e consulenti, e in questo caso chiederei eh, alla regia di far partire l'intervento di eh, Bruno Baldanzini, dello studio di consulenza in agricoltura. Buongiorno a tutti. E, vabbè, mi sono mi già presentato, quindi se gentilmente potete partire con le slide. Grazie. Potete leggere, insomma, la pratica una pratica a basso impatto ambientale realizzata in agrocontino adesso vedremo un attimo prego sulla prossima, grazie allora dove ci troviamo? ci troviamo a sud del Lazio naturalmente a sud di Roma in provincia di Latina e principalmente nei comuni di Terracina, eh, Sabato e San Felice tra il Pontino è stato luogo di eh, molti tentativi di bonifica e l'ultimo, lo ricordiamo bene, insomma il eh, più importante, è iniziato nel 1924 e poi si è concluso nel 1937. La stessa bonifica diciamo, ha permesso di avere oggi un territorio eh, totalmente pianeggiato. Hm? Eh, ottimo per eh, ogni tipo di coltivazione, quindi sia in serra che a campo aperto. No, no, siamo andati troppo avanti. Eh. Torniamo indietro, indietro ancora. Perfetto, fermiamoci qui. E quindi, grazie anche a, a, un grande, a una grande disponibilità di, 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 di acqua, eh, le prime strutture. Mh, Coperte. Quindi i processioni di risalgono naturalmente in legno, risalgono ai primi a fine anni sessanta. Ed oggi siamo arrivati in questa zona qua a circa 3.000 ettari coperti. E questi sono dati, diciamo, all'incirca precisi, con la tendenza ancora oggi a, a, a salire insomma, in questi tre comuni prego con la prossima. Perfetto. Allora qui vedete, questa sono una foto che, ho, che feci io nel 2003, uh, un convegno che si svolse a Roma e quello seduto in basso è il professor Catan e diciamo che è, è lui stato l'inventore della solarizzazione, tanto è vero che disse che praticamente fu una scoperta casuale, nel senso che lasciarono un uh, telo di plastica in serra e uh, poi nelle culture nel, successive videro che in quel luogo dove c'era stata questa plastica uh, le piante non morivano eh, rispetto alle altre, altre porzioni di serra. E quindi poi negli anni successivi misero appunto questa tecnica e uh, quindi diciamo loro, fumo noi insomma che rubammo a loro questa tecnica. infatti quando venne nel 2003 insomma rimase molto contento perché noi già nel 2003 eravamo all'incirca eh, oltre 1000 ettari solarizzati nella zona che vi ho descritto prima e rimase molto contento di questa, di questa eh, pratica messa a punto anche nella nostra zona perché Ancora oggi in molte zone non, non si sta sviluppando molto. La, 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 invece la professoressa Federenato è eh, in piedi, la dottoressa Burrino. Prego con la prossima slide. Allora, qui siamo, come ho detto prima, nella zona di Borgo Montenero, eh, dove sono nate, abbiamo detto prima, eh, le prime strutture serricole nella, nella fine degli anni eh, 60 e dove si è realizzata la prova di cui, eh, nel 1992, eh, abbiamo, parleremo eh, adesso. Prego, con la prossima. E invece, questa è sempre nel comune della Cina una zona, eh, viene chiamata appunto la Valle dove due anni dopo abbiamo eseguito la prima prova in quella zona là e poi anche là è partita diciamo, la, 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 la tecnica della sovvenzione. Prego con la prossima. Perfetto. Allora, descriviamo un attimo il terreno, perché di queste zone qua, insomma... Come vedete, 86% all'incirca di sabbia, 7% di argilla e 7% di limo, con presenza di scheletro pari, pari a zero. Quindi come potete vedere, eh, terreni tendenzialmente eh, sabbiosi, eh, sono una vitorana, quindi terreni sabbiosi. E quindi eh, con grossa eh, Esigenze di apportare, poi vedremo dopo successivamente la sostanza organica. Andiamo alla prossima. Questa è invece la zona dove abbiamo fatto l'inizio della prova nel 94 quella della valle, dove come vedete si abbassa la percentuale di sabbia a discapito dell'innalzamento delle particelle d'argilla questo poi determinerà come vedremo in una pratica nella pratica eh, un, una migliore efficacia della della, della pratica stessa dell'efficacia della pratica stessa andiamo avanti ecco qui questa è la prima prova che facemmo come abbiamo detto nel 92 nella zona di borgo montenero tra san felice e terracina Dividemmo la serra in tre parti nella prima parte eh, utilizzammo quindi eh, facciamo il bromuro nella parte centrale, eh, utilizziamo il VAPAPA va è il nome commerciale, quindi il metan sodio, e nella terza parte finale, suonerizziamo il terreno. Ora c'è da dire una cosa: insomma, che il bromuro, come poi vedremo dopo, crea un vuoto biologico, quindi in realtà è una sterilizzazione del terreno e mh, il VAPA. Diciamo tendenzialmente è una via di mezzo, quindi qualcosa eh, crea sia come sterilizzazione che come quadro biologico. Mentre invece la, la sterilizzazione possiamo definirla una pastorizzazione del terreno. Quindi, eh, come vedete, tre tecniche totalmente, eh, totalmente eh, in modo. Mh, tre tecniche totalmente differenti nel, nel loro. Eh, nel loro risultato eh, poi sappiamo insomma come è andata a finire con il di Medile che stava tolto se utilizzato fino ai primi anni 2000 per usi critici e poi tolto in definiti, modo definitivo e cosa vediamo a fine coltivazione tanto, tanto coltivamo zucchino perché questa, eh, questa zona eh, in questa zona tendenzialmente si coltiva eh, zucchino da, 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 da sempre, nei primi anni 60 campo aperto e poi in serra vediamo praticamente che eh, nella zona solarizzata intanto eh, la mortalità zero piante morte rispetto sia al brumuro dove abbiamo detto si crea un di biologico che, che eh, nel, nel, nel metazolo l'uso del metazolo e di conseguenza una, una maggiore produzione eh, finale. Mh, I trapianti eh, generalmente vengono fatti eh, inizi di novembre eh, e si arriva fino a giugno, quindi un ciclo molto molto, molto lungo eh, che determina anche diciamo, delle produzioni elevate e quindi è fondamentale arrivare a fine produzione con il maggior numero di piante. E quindi questo fu, un, fu per noi un, un, grosso, un grosso risultato e dall'anno cominciamo a, a divulgare questa pratica e a incrementare eh, diciamo, la, 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 le superfici usualizzate. Possiamo andare avanti con la... Allora, questo è eh, oggi eh, la, la sede, il corpo, dove prima abbiamo visto le sere in legno, quindi sono nei primi anni, eh, fino agli anni 90, ad oggi queste, eh, queste sere sono cambiate, quindi strutture in ferro, e come vedete sono quasi 30 anni, eh, sono quasi 30 anni, nello stesso dove facciamo la prova del 92 anche coltiva il zucchino naturalmente solarizzando anno e noi arriviamo tranquillamente a fine cultura, quindi a fine giugno senza perso una pianta, vi sto parlando di, di, di percentuali di mortalità bassissime, dovuto principalmente al problema del fusario fusarium solani, perché quello era il grosso problema che si eh, creavano si creava con il voto biologico utilizzando le molecole di sintesi o i alcuni gas prego con la prossima grazie queste invece eh, sono le serre sempre della eh, seconda prova che facemmo nella zona della valle nel 94 e dove il terreno, abbiamo detto prima, eh, si riduce nella, nella percentuale di sabbia e si, ele, si eleva nella percentuale, nella percentuale di, di argilla. Perfetto, possiamo andare avanti. E in questa zona, quindi nella zona della valle, con questi terreni, mh, viene coltivato principalmente pomodoro. E, eh, successivamente le difficoltà che eh, abbiamo nella coltivazione ripetuta eh, ogni anno come per lo zucchino di pomodoro cioè il nostro problema è la la, la radice eh, suberosa prego con la prossima perfetto quindi descriviamo un attimo velocemente quella che è la pratica eh, agronomica. Quindi, epoca di applicazione, abbiamo detto, o bene, non lo abbiamo detto. Quindi, tra fine giugno, quindi quando arriviamo a fine coltura con, con lo zucchino, e eh, fino ai primi di agosto. Quindi questa è l'epoca di applicazione. La preparazione del terreno, vedremo poi fase per fase. Eh, perché queste, queste fasi possono determinare la, la riuscita eh, o meno della, della pratica pronuncia. Quindi trinciatura, fresatura e poi livellatura dell'irrigazione, eh, altra fase importante e fondamentale, perché poi ne parleremo, e, e poi la copertura del terreno, come, come, come vedete, con i film plastici, principalmente in, poli, in poli di Renzo la permanenza del terreno, sul, sul, scusate, della plastica sul terreno. Eh, occorrono eh, 45 giorni, mm, minimo sono 45 giorni, anche perché poi abbiamo visto, insomma, le, le temperature estate, estate anche quest'ultima estate è stata eh, molto calda e quindi eh, 45 giorni è il tempo minimo che eh, ci permette di avere poi l'effetto di questa della personalizzazione del terreno prego con la prossima apporto della sostanza organica è un argomento importante e fondamentale abbiamo, abbiamo descritto prima la percentuale di sabbia 86 in alcuni casi il 90 per cento quindi senza l'apporto di sostanza organica eh, avremo delle grosse difficoltà di, 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 di arrivare a finicoltura, eh, utilizzando poi naturalmente eh, azoto di sintesi. Quindi, questa pratica diciamo, è, è fondamentale. Generalmente mh, anche se c'è stata una grossa riduzione, nell'azienda nel, nel, nel zootecniche, quindi chiusura di molte aziende zootecniche, Generalmente l'apporto la, 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 di sostanza organica viene fatto nell'etame fresco, eh? quindi prima della solizzazione l'etame fresco, e, o alcuni utilizzano apportare sostanza organica successivamente alla pratica della solizzazione, naturalmente con l'etame maturo o con altre matrici, tipo ad esempio potature verdi, che si stanno, incrementando, si stanno molto incrementando l'uso delle, delle potature. Dell'umido, e questo anche è anche un, un grosso apporto che potremmo avere nel, nel, eh, nel, nell'uso della sostanza organica. Certo eh, bisogna trovare ditte che lavorano molto bene, no? quindi non trovare all'interno dell'umido vetri o plastiche. E poi, infine, da stallatici pellettati, ma eh, in quel caso l'apporto eh, eh, di sostanza organica. E soprattutto di matrice molto molto più bassa possiamo andare avanti allora in questa nella nella zona di borgo montenero eh, siamo in una zona definita ZBN quindi zona vulnerabile ai nitrati ed ecco perché è di fondamentale importanza eh, apportare sostanza organica come già ho detto per limitare poi l'uso dell'azoto di sintesi generalmente eh, siamo intorno stiamo parlando di letame fresco intorno ai 5 600 quintali per ettaro eh, di, 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 di letame eh, e quindi questo poi ripetuto ripetutamente ogni anno prego con la prossima fase molto importante della di questa pratica quindi nella preparazione eh, diciamo la, 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 la fresatura e quindi poi il livellamento del terreno stesso questa è una, è una, è una fase molto importante Livellare il terreno è fondamentale perché non avere il terreno livellato significherebbe avere delle, delle zone d'ombra dove poi possono eh, nascere delle erbe infestanti e poi andare a limitare eh, l'efficacia della, della pratica stessa. La, la, diciamo, la, 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 razione... la interromperei solo Vento. un attimo per chiedere se gentilmente può avviarsi verso le conclusioni per tenere più o meno i tempi per, per tutti sì, grazie sì. va bene uh, avanti con la prossima l'irrigazione eh, quindi l'irrigazione veramente a capacità di campo è fondamentale perché senza acqua che comunque è un discreto conduttore di calore non riusciremo ad avere l'efficacia stessa avanti E questa è la fase eh, della misura del, del terreno. Intanto quale plastiche eh, inizialmente utilizzate eh, Plastiche con spessore 0,05 mm, oggi siamo arrivati ad uno spessore, quindi abbiamo detto anche lo spessore, a 0,025 mm. Abbiamo plastiche eh, principalmente in poli equivalenti. Come dicevamo prima, eh, è importante il fissaggio della plastica per limitare, abbiamo detto, la perdita eh, dell'evaporazione dell'acqua stessa. Ancora avanti. Ancora qua la stesura, quindi l'allargamento del terreno. No, no, esatto. E è fondamentale come ho detto prima, eh, fare in modo che il, il telo sia eh, aderente al terreno. Quindi anche questa è una fase eh, molto molto importante per evitare appunto la lascia delle infestazioni. Andiamo avanti. Queste eh, sono alcune eh, particolari della, 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 della tecnica eh, dove vedete il eh, telo ricoperto di piccole goccioline. Abbiamo provato ad utilizzare anche eh, teli anticondensa, ma poi eh, abbiamo visto che è solo un costo che si, ha, si va a aggiungere, eh, perché in realtà poi l'efficacia di questa tecnica avviene anche eh, in, queste, in queste condizioni. Insomma. Prego, avanti. Eh, misurazioni del terreno, eh, diciamo che le temperature che si raggiungono. Dipende naturalmente da, 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 da come abbiamo la serra, no? se è totalmente chiusa, se è parzialmente chiusa, quindi con, la, con i laterali aperti o con le testate aperte. Comunque andiamo mh, intorno ai, ai 60, eh, ai 60 eh, gradi centigradi nei, nei primi 10 centimetri di terreno e possiamo arrivare tranquillamente mh, a 40 centimetri. Eh, a 40 gradi, fino a 40 gradi centigradi quindi questo eh, è fondamentale e importante eh, per alzare la temperatura mh, nei primi giorni eh, qualcuno usa anche utilizzare la calcia calciocianamide ma come torno a ripetere non è, è importante per l'efficacia stessa andiamo avanti queste sono le superfici oggi raggiunte quindi come vedete siamo partiti da poco più di mezz'etero, siamo arrivati oggi nella zona, zona di Borgo Materia a 1700 ettari, la zona della valle prima descritta oltre 100 ettari, la zona di fondi Sperlonga a 400 ettari e poi altre zone adiacenti, insomma, dall'agrocontinuo, altri 400 ettari. Quindi come vedete le superfici sono eh, importanti. Andiamo avanti. Andiamo ai costi, eh, allora naturalmente per la plastica gli spessori, abbiamo detto prima 0,25 mm, parliamo di 3 euro al chilogrammo. Naturalmente tendenzialmente il prezzo è a salire per le problematiche che conosciamo tutti quanti, quindi 300 kg per ettaro e circa 900 euro per ettaro solo di costo per la plastica. Per quanto riguarda la manodopera. Sia per la, per, la, per la stesura che per le rimozione occorrono intorno alle, alle 20 ore. Il costo è 7 euro ma dovremmo aggiungere qua altri costi per quanto riguarda le assicurazioni e altre cose. Comunque stiamo all'incirca intorno tra le 1.300 euro e 1.500 euro ad ettaro eh, per portare a termine questa pratica che è un costo molto 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 accessibile. Eh, non mettiamo a confronto questa tecnica con altre, tipo servo altre, eh, di serbo o altri tipi di molecole di sintesi, perché in effetti non, non c'è qualcosa che sia possibile alla, alla pratica della, della sonorizzazione. Andiamo avanti: eh, il funzionamento, eh, l'incremento della temperatura compresa tra 40 e 50 casi. Eh, non comporta una drastica riduzione della microfona eh, esistente, e quindi ci ricolleghiamo al discorso della sostanza organica che è fondamentale e importante. Eh, perché noi, abbiamo detto il quadro biologico, l'abbiamo eh, utilizzando il gruppo. E quindi questo incremento porta eh, appunto all all'eliminazione di agenti patogeni. E quindi alla salvaguardia della flora la microbiologia è quello che ci interessa a noi. E qui poi abbiamo il uh, discorso della fungistasi che è fondamentale per l'efficacia stessa. Andiamo avanti? Ah, mi fanno cenno che i tempi sono finiti ormai. Le chiedo nuovamente, mi dispiace davvero interromperla, ma dovremmo veramente avviarci alla conclusione della, della presentazione. Non abbiamo più tempo a disposizione. Oh, guarda, l'unica cosa: i vantaggi e gli svantaggi. L'unico per mettere almeno questo. Andiamo avanti: velocemente, avanti, ancora avanti, avanti. Ecco qua, l'unico svantaggio che oggi abbiamo è quello della, eh, dello smaltimento delle, delle plastiche. E eh, l'ultima cosa ancora, l'ultima slide, e quindi ho finito. Ecco, eh, ricollegandomi, e quindi ecco perché è importante eh, che questa pratica venga eh, tutelata e sostenuta, ricollegandoci un attimo al pan che probabilmente uscirà speriamo nel mese di marzo come vedete eh, si prevede che eh, per quanto riguarda l'uso soprattutto delle molecole per la fumigazione quindi ancora oggi eh, in alcuni casi viene usata anche la cloropichina o altre molecole saranno 50 metri la, la distanza tra appunto l'esercito il il campo aperto e le abitazioni quindi Concludo dicendo che questa pratica è fondamentale per un basso impatto ambientale. Grazie per l'ascolto. Siamo ormai giunti verso la fine di questa mattinata, eh, mancano soltanto un paio di interventi che, che porteranno sempre il punto di vista delle aziende con eh, diversi prodotti. Lascerei la parola e inviterei a salire sul palco il dottor Luigi Evangelisti, Technical Advisor di Go One Italia, che ci parlerà di Ibisco. L'induttore di resistenza per strategie sostenibili. Prego. Buongiorno a tutti, Luigi Evangelista, responsabile tecnico marketing per l'area Centro Italia per Goan. Innanzitutto volevo ringraziare gli organizzatori per questa bellissima manifestazione, finalmente siamo rientrati dal vivo. Io nella mia presentazione vi parlerò di un induttore di resistenza che ormai Goan ha in catalogo da diversi anni, che è l'Ibisco. L'Ibisco nasce eh, da un progetto Biopreparati di Goan progetto che è nato tanti anni fa dalla collaborazione tra la GovAN ed alcune società di ricerca e sviluppo e come vedete eh, il progetto comprende diversi formulati, eh, ultimo dei quali il mago di cui vi parlerò al prossimo forum di medicina vegetale e eh, questo principalmente per mettere a disposizione degli agricoltori sicuramente nuovi eh, prodotti di origine naturale ma anche per combinare queste, come abbiamo visto anche delle, dalle relazioni fatte ieri, questi diciamo, nuovi formulati, nuovi prodotti eh, a basso impatto con eh, gli agrofarmaci convenzionali, perché sappiamo che eh, negli ultimi anni ci sono state delle revoche importanti di sostanze attive e quindi sempre più si andrà a interagire con questa tipologia di prodotti. Il progetto Biopreparati di Govan in realtà eh, ha avuto nel corso di quest'anno una, una, una spinta importante perché da pochi mesi eh, si è conclusa l'acquisizione da parte di eh, Goan di Isagro. Sapete che Isagro è una società di ricerca e sviluppo molto importante e quindi sicuramente questa acquisizione, eh, ultimata pochi mesi fa, ci consentirà di allargare quello che è il pacchetto di prodotti, sicuramente delle Biosolution, ma anche di eh, prodotti convenzionali. Parlando dell'ibisco, l'ibisco è, è stato il primo prodotto fitosanitario registrato come tale come molecola a basso impatto è un elicitore delle difese della pianta, quindi un induttore di resistenza, a base di una sostanza attiva che è il cossoga, derivato del chitosano con degli oligosaccaridi, come vedete in una formulazione liquida. Quali sono i vantaggi? I vantaggi risiedono innanzitutto nelle caratteristiche. Ieri si è parlato di microorganismi, si è parlato di induttori, si è parlato di tanti prodotti. Bene, il libisco è un formulato, una molecola complessa ma stabile, viene riprodotta industrialmente nell'immagine che vedete alla destra ed è praticamente la frazione chitosanica che ha una carica negativa che viene tenuta eh, stabile attraverso degli ioni calcio e sodio alla parte oligosaccaridica che è invece è caricata positivamente. Quindi il primo vantaggio del prodotto è appunto la stabilità della molecola. Cosa fa come meccanismo di azione? Vedete, va a riprodurre quelle che sono le interazioni ospite patogeno. Quindi abbiamo a differenza degli altri induttori di resistenza, un duplice messaggio. Perché questo? Perché abbiamo una elicitazione esogena dovuta alla frazione chitosanica che viene percepita dalla pianta come una molecola proveniente da un agente patogeno. In realtà abbiamo anche una, una elicitazione endogena che invece deriva dalla frazione oligosaccaridica che viene percepita dalla pianta come la degradazione della propria parete cellulare. Quindi si, si sviluppa un doppio segnale di allarme che eh, aumenta la rapidità e soprattutto l'intensità della risposta della pianta. La pianta in seguito al trattamento con l'ibisco cosa fa? Vedete è un attivatore quindi mette in atto una serie di risposte fisiologiche, ne parlava anche il collega per quanto riguarda la laminarina, che sono delle risposte un po' che vanno dall'ispessimento della parete vegetale attraverso la deposizione di callose e lignina, piuttosto che ad agire sull'attività perossidasica con la formazione di sostanze tossiche per il fungo o alla produzione di delle cosiddette PR proteine che, come sapete, entrano nel meccanismo della resistenza sistemica acquisita. Andiamo sull'etichetta. L'etichetta del prodotto che abbiamo in commercio ormai da quattro anni è un'etichetta ampia, eh, registrato il prodotto sulla vite da tavola e da vino, sulle solanacee e cucurbitacee in pieno campo e in serra, sulle baby leaf, sulla fragola e sul riso. Come vedete, nelle tra le avversità abbiamo sicuramente lo idio come target principale, ma... Essendo un induttore di resistenza specifico, abbiamo avuto la possibilità di registrarlo, ad esempio, sulle baby leaf anche nei confronti delle peronospore, quindi su bremia, su Ialo peronospora parasitica. E quello che diceva giustamente il, eh, dottor, il, il dottore prima a proposito della registrazione sulle baby leaf è un aspetto importante sul quale noi stiamo lavorando perché eh, allargare l'etichetta sicuramente alle eh, insalate e, e anche al pieno campo piuttosto che alla fragola al pieno campo stiamo, stiamo lavorando sull'etichetta. Come vedete il dosaggio va dai 2-3 litri per ettaro con un numero di interventi minimo di 4 per quanto riguarda le baby leaf o un massimo di 8 sulla vite. Come notate il periodo di carenza è di 0 giorni, ricordo che il prodotto non ha un limite massimo di residuo sulle derrate alimentari ed è autorizzato in biologico. È un prodotto preventivo, quindi ci sono delle applicazioni preventive che vanno fatte, quante? Almeno tre, con un timing di applicazione di sette giorni. Perché? Perché c'è una fase di carico della pianta che poi si, eh, diciamo, eh, esplica in una protezione completa. Alcuni accorgimenti importanti: bisogna utilizzare delle eroratrici che vanno a bagnare bene la vegetazione, perché il prodotto viene, eh, diciamo, a contatto, essendo un elicitore, ai recettori di membrana che si trovano sugli stomi, quindi spesso eh, non bagnare la vegetazione significa non utilizzare correttamente il prodotto e trattare preferibilmente quando gli stomi delle piante sono aperti, altrimenti il prodotto, ripeto, non ha un utilizzo conforme. Quello che vi ho detto circa eh, le attività che la pianta mette in atto come risposta fisiologica, noi le abbiamo testate attraverso gli studi di trascrittomica e eh, dagli studi trascrittomica su piante di vite trattate con ibisco e non trattate, è, eh, praticamente dal, dal Sunto è venuto fuori tutto quello che vi ho detto finora. Praticamente vengono atti si attivano circa 989 geni che sono deputati alla produzione di alcuni enzimi importanti piuttosto che alla sintesi, ad esempio, dell'amido. L'amido eh, sintetizzato all'interno di una pianta è importante perché una pianta ricca di amido significa che è una pianta eh, che è pronta a reagire in caso di attacco da parte di un patogeno. così come la produzione di acido salicilico che è direttamente coinvolto nella eh, biosintesi delle cosiddette PR protein. Questo è un po' quello che accade, come vedete, con i due o tre trattamenti di Bisco. Eh, quindi, a livello di eh, attivazione perossidasica, vedete come viene quintuplicata praticamente la produzione di attiv attività perossidasica, così come. La produzione di acido salicilico eh, in base ai, al primo, secondo, terzo trattamento, ricordo che il dosaggio è di 2-3 litri per ettaro, si eh, attiva e si produce l'acido salicilico che poi entra direttamente eh, coinvolto nella sintesi delle PR protein. Noi come attività di campo ne abbiamo fatte tante nel corso degli ultimi anni, abbiamo lavorato con i principali CRO, e i principali gruppi di tecnici, soprattutto su alcuni mercati, penso all'uva da tavola in particolar modo, ma anche su Fragola piuttosto che quarta gamma. Quello che vi voglio far vedere è una media di cinque prove fatte su Vada Tavola tra la Puglia e la Sicilia su eh, Varietà Italia e Vittoria, dove abbiamo testato il prodotto in efficacia. Come si diceva anche ieri anche oggi i colleghi che mi hanno preceduti, questi eh, prodotti vanno utilizzati sempre in strategia. Noi nelle prove lo abbiamo visto in efficacia il prodotto per capire, per testarlo effettivamente. Quando rende, vedete il prodotto impiegato alla dose minima di etichetta dei 2 litri a 3 litri, in abbinamento allo zolfo, quindi 3 kg di zolfo rispetto ad una strategia puramente chimica. Questo perché? Perché eh, la cosa che non vi ho detto è che libisco è compatibile e miscibile con tutte le sostanze impiegate per la difesa fitosanitaria, ad eccezione del bicarbonato di potassio, perché il bicarbonato di potassio va a degradare la molecola del Cossoga. Quindi questa è, è l'unica attenzione eh, da prestare nel caso di miscele. Vedete come i risultati, ripeto, di pura efficacia con, questa è una media di 5 prove, con un testimone, questi sono i risultati sui grappoli attaccato per l'81%, vedete come sia i 2 litri che i 3 litri di prodotto da solo, così come in abbinamento allo zolfo, sono molto utili a livello, e molto buoni a livello di efficacia anche nei confronti di una strategia chimica. Questo è importante non solo per chi fa bio, perché abbiamo una strategia completamente biologica da poter eh, diciamo, portare avanti, ma anche per la questione che ci siamo sempre detti, soprattutto sull'uva da tavola, che la GDO, lo, sa lo sappiamo, vuole un numero di residui basso e ehm, quindi impiegabile anche, anche e non solo nelle fasi finali. Sono d'accordo su quanto ieri è stato detto dal... Dal collega di AgriProject, Antonio MastroPirro, che questi prodotti, soprattutto gli induttori di resistenza, non vanno visti solo come posizionati nelle fasi finali per una questione di residui, ma anzi, siccome sono prodotti che vanno ad agire sulla fisiologia della pianta, probabilmente, sicuramente vanno impiegati in una fase antecedente a quella della finale della, della coltura. Queste sono delle foto tra il testimone non trattato e il testimone trattato. La cosa importante è che. Eh, voglio dire che sull'uva da tavola abbiamo riscontro che il prodotto tiene bene anche nei confronti dell'oidio su rachide, e questo è un aspetto molto importante perché sapete bene a livello di commercializzazione poi delle uve cosa succede. Per quanto riguarda invece il posizionamento su orticole, parliamo di cucurbitace, ripeto, il prodotto registrato in pieno campo in serra, con un numero di interventi pari a 5, a un dosaggio di 2 litri, timing di applicazione anche qui di 7 giorni. Ripeto, non ha tempo di carenza. Uh, vi, uh, rapidamente vi faccio vedere anche qui una prova su uh, cetriolo in serra, dove il prodotto è stato testato da solo e con l'aggiunta di un minimo quantitativo un chilo di zolfo rispetto ad un, un competitor chimico. Vedete come anche il, uh, soprattutto con l'aggiunta dello zolfo l'efficacia è molto elevata e supera il chimico, ma anche il prodotto tal quale, con quattro interventi, è, dà dei risultati importanti. Questo era il risultato, scusate, sulla pagina superiore delle foglie. Questo è il risultato sulla pagina inferiore, dove lo idio attacca in maniera molto importante con un testimone attaccato per il 37% delle foglie colpite e il 3,6% della superficie attaccata. Su Solanace, per quanto riguarda il prodotto registrato in pieno campo in Serra, qui abbiamo in etichetta l'attività collaterale nei confronti di botrite. Eh, in sala c'è um, un, un professore che ha lavorato tantissimo sul chitosano, ricordo il. Cossoca non è chitosano, ha una frazione chitosanica ma anche oligosaccaridica, ma il chitosano è risaputo anche in bibliografia che ha un'attività nei confronti di botrite. Bene, noi in etichetta del prodotto abbiamo l'attività la, eh, collaterale su botrite per quanto riguarda le, eh, il pomodoro. Sulle eh, solanace è registrato con 5 interventi per ciclo a 7 giorni al dosaggio di 2 litri. Queste sono delle foto, vedete pian, piante di pomodoro in serra adiacenti tra loro, a sinistra avete la foto della pagina superiore delle foglie, a destra la pagina inferiore. Vedete come piante che stanno proprio adiacenti tra loro, trattate e non trattate, c'è una differenza importante per quanto riguarda il controllo dell'oidio. Eh, nulla da dire se non aggiungere che il prodotto, nel corso degli ultimi anni, ha avuto dei riconoscimenti di eccellenza importanti, sia a Fiera Agricola che a Denovitis come prodotto innovativo dell'anno. Ma eh, andando un po' a riepilogare, e vado, mi accingo alle conclusioni, verso i punti di forza di, del prodotto sicuramente ha una elevata efficacia nei confronti dell'oidio. Poi ripeto avete visto anche in etichetta che nei confronti di eh, su alcune colture, in particolar modo sulle baby leaf il prodotto è Registrato anche nei confronti della Peronospora. Noi stiamo lavorando come gruppo marketing per estendere questa etichetta e abbiamo un lavoro triennale con l'Università Politecnica delle Marche, dove stiamo appunto testando il prodotto anche per avere una estensione di etichetta nei confronti della Peronospora, se parliamo di vite. Sicuramente il prodotto è selettivo su tutte le colture. Lo abbiamo testato a un dosaggio molto elevato in condizioni climatiche eh, sfavorevole, a temperature elevate, sotto i teli, se parliamo di uva da tavola. La cosa importante è che anche su colture particolarmente sensibili, se parliamo di fragola, se parliamo di rucola in serra, il prodotto non macchia, non, crea, eh, non dà odore sgradevole, non crea particolari problemi. Ripeto, la compatibilità ne ho parlato prima, tranne col bicarbonato di potassio. Quindi, è un prodotto altamente eh, selettivo. Non prevede un tempo di carenza, quindi lo si può utilizzare anche il giorno stesso della raccolta del, del frutto. Non prevede un limite massimo di residuo sulle derrate alimentari e naturalmente autorizzato in agricoltura biologica. Io con questa slide eh, ho terminato la mia presentazione, naturalmente vi ringrazio e vi do appuntamento al forum di medicina vegetale. Grazie. Grazie Luigi Evangelista. Passiamo all'ultimo intervento che ha come focus l'impiego li, dei mezzi di biocontrollo nella gestione integrata di eh, vigneti dell'Oltrepo Pavese. E lascio la parola al dottor Paolo Ettore Ferrari, responsabile tecnico di Agrenot SRL. Prego. Grazie mille. Buongiorno a tutti. Um, ringrazio anch'io l'organizzatore gli organizzatori di, questa, di queste due bellissime giornate e per avere avuto la possibilità e l'opportunità insomma di portare la nostra esperienza dal nord alle terre del sud sull'introduzione di uh, innovazione tecnologica in, uh, in agricoltura, in particolare sul, uh, sul biocontrollo. Uh, sono Ferrari Paolo, sono responsabile tecnico nonché socio fondatore di di AgriNut SRL. AgriNut è una piccola società che è nata abbastanza recentemente nel, nel 2013 um, proprio perché ci siamo resi conto nel nostro territorio che è l'Otropo Pavese che si era creato una sorta di vuoto, no? di distanza tra le esigenze delle aziende vitivinicole e tutto il resto della, fil della filiera, quindi le società di fitofarmaci, anche i, i commercianti i distributori stessi di prodotti. No? Quindi noi abbiamo cercato di inserirci uh, dentro a alla, 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 alla filiera per fare un po' di da catena di, di trasmissione tra tutte le varie parti uh, de 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 del, del settore. Infatti noi ci, ci confrontiamo con le società che propongono nuove, nuove soluzioni, proviamo, testiamo e, e poi proponiamo alle nostre aziende clienti adattando alle, alle esigenze soprattutto e alle difficoltà del nostro territorio le soluzioni che ci vengono, ci vengono proposte. E, ovviamente eh, in oltrepo la cultura di riferimento è la vite. Come potete vedere dalla slide, eh, è la cultura predominante, praticamente quasi la totalità del territorio collinare è impegnata alla coltivazione da, da vite e da, da vino. E, mh, è un territorio che invito tutti voi a visitare, poco conosciuto, ma molto bello dal punto di vista anche paesaggistico. Eh, la sua particolarità è data dal fatto che eh, è una, la zona più a sud della Lombardia, si incunia tra il Piemonte, l'Emilia-Romagna e confina a sud con, con la Liguria. E quindi eh, la parte vitata è molto variegata perché parte dalla, dalla fine della pianura padana, quindi alle pendici collinari a pochi metri sul livello del mare, fino a raggiungere a 600 metri di altitudine. E sono circa 13.000 ettari coltivati a vite, quindi è una zona molto importante, ma anche molto variegata e con caratteristiche molto diverse. Quindi, eh, una zona che necessita un supporto tecnico importante, in cui ci si diverte anche a fare il mio mestiere perché c'è tanto, tanto da lavorare. Um, L'Oltrapo Pavese eh, è una zona dove. Si coltiva tantissimo il pino nero, c'è una superficie piuttosto ampia, quindi parliamo di, di basi spumanti, ma c'è una zona importante, la prima zona collinare, dove si fanno anche dei grandi rossi. Quindi anche lì la, la differenza e le esigenze delle, delle aziende sono molteplici. La stagione quindi è molto lunga, partendo da, da, dai primi di agosto con la raccolta delle basi spumanti fino ad andare ad ottobre inoltrato per i rossi più strutturati. È una zona particolare che ha un, una bassa piovosità, considerando che siamo nel nord Italia, molto ventilata con i venti predominanti che arrivano dalle zone marine e, e di conseguenza è una zona dove l'oidio la, la fa da padrone, molto di più della peronospora. Eh, una problematica che ha riguardato gli ultimi anni sempre di più è la tignoletta della, della, della vite, l'orbese botrana. E, mh, senza dimenticare la flavescenza dorata che, ahimè, nei primi anni 2000 ha creato un sacco di problemi. Quindi all'interno diciamo, di, di, di questa ampia zona, zona abitata, eh, volevo dire una cosa importante, insomma che il, circa il 50% delle aziende, 5.000 ettari diciamo, su 13.000, conferiscono a due diverse cantine sociali, quindi c'è... Una visione diciamo legata molto alla tradizione, sono ancora tante le aziende produttrici d'uva e non di vino. E quindi, se parliamo di innovazione, di introduzione di nuove pratiche per abbattere diciamo, l'impatto ambientale e per rendere più anche appetibile dal punto di vista commerciale il prodotto, sicuramente è una zona dove è stato più difficile che in altre introdurre certe innovazioni, e quindi noi ci abbiamo messo. Tanto, tanto impegno e vi volevo mostrare oggi due esempi concreti di, di cambiamento che è avvenuto negli ultimi anni proprio per l'introduzione di nuove tecniche di, di biocontrollo. Um, per primo volevo parlarvi del controllo della tignoletta, questo perché? Perché diciamo che storicamente è stata l'introduzione più veloce e semplice nelle aziende a conduzione. Eh, integrata o tradizionale, diciamo, di soluzioni invece di biocontrollo. Questo perché fino eh, tra il 99 e il 2000, ahimè, il nostro territorio ha subito dei danni pesantissimi per quanto riguarda la, la flavicenza dorata, quindi sono stati introdotti trattamenti insetticidi obbligatori da parte della regione per combattere lo Scafoideus Titanus, che è la cicalina che trasmette la fitoplasmosi. E quindi prima di questo evento la tignoletta non eh, quasi era il problema del, della tignola, insomma era quasi inesistente nelle nostre zone. Poi, eh, in pochi anni dal 2000 in avanti, vuoi per i cambiamenti climatici, vuoi anche e penso anche soprattutto l'inizio dei trattamenti insetticidi obbligatori, due in questo caso nei, nei primi anni ha fatto sì che dal 2002, per poi concludersi dal 2004, la tignoletta sorpresa ha creato enormi danni. E quindi cosa si è fatto? Uh, finché le, le tecniche uh, di difesa lo consentivano, nella grande maggioranza dei casi, uh, i due trattamenti insetticidi obbligatori per la flavescenza dorata si cercava di farli coincidere anche con la difesa della, della tignoletta. Allora si poteva usare gli esteri fosforici, il croplifosmetile ed etile, a volte usati ripetuti o, o alternati. Si cercava di spostare il trattamento obbligatorio in modo tale da andare a interferire anche nel, nel volo della tignoletta, e nelle situazioni di, di più elevata pressione si interveniva sempre con intervento insetticida di sintesi sulla terza, sulla terza generazione in preraccolta. Poi cosa è successo? Sono successe due cose. Da una parte è cambiata l'attenzione la, e la sensibilità delle aziende, questo è vero, e anche il cambio generazionale ha inciso e le esigenze di mercato. Quindi anche la presenza in tracce di eh, insetticidi nel prodotto finito, seppur a, al di sotto dei limiti di legge, creavano insomma un po' di fastidio, diciamo, da, dal punto di vista dei produttori, e quindi si è cercato di trovare tecniche alternative. Ha aiutato l'introduzione del biocontrollo in, in molti ettari anche la fuoriuscita dei, degli esteri fosforici, quindi um, i trattamenti insetticidi che rimangono obbligatori per la flavescenza um, non, non, hanno più, diciamo, non, non si possono più utilizzare prodotti. Cioè si utilizzano prodotti che hanno una, una scarsa azione di controllo nei confronti della tignoletta, quindi è decaduta diciamo, la pratica diffusa di abbinare le due cose e abbiamo dovuto studiare eh, strategie alternative. E quindi si è introdotta in maniera sempre più diffusa la confusione sessuale all'inizio. Uh, con uh, i classici erogatori distribuiti nei, nei vigneti e più recentemente con l'utilizzo dei, dei puffer oppure anche un'altra soluzione che abbiamo testato recentemente è l'utilizzo dei trattamenti con i feromoni uh, spray durante i trattamenti insetticidi all'inizio del volo che si sono rivelati uno strumento piuttosto utile. Poi con l'esperienza degli anni si è visto che non in tutti i vigneti, non in tutte le annate, la confusione è eh, sufficientemente capace di mantenere sana la, la produzione del tutto e quindi è stato in quel caso eh, più semplice introdurre l'uso anche nelle aziende convenzionali di, di bacillus thuringiensis piuttosto che usare un insetticida di sintesi. E quindi il risultato è stato che... Ehm, si è corso il rischio, si sta ancora correndo il rischio di dover raddoppiare quindi il numero di trattamenti, i due obbligatori per la flavescenza dorata, più almeno un paio di insetticidi di sintesi per controllare la, la tignoletta della vite, con l'introduzione del biocontrollo in maniera diffusa invece almeno abbiamo limitato questa problematica. Rimane il grave problema della flavescenza dorata, ahimè in questi ultimi due anni... Dopo che la situazione sembrava abbastanza sotto controllo si è notato un, un ritorno di, di, della presenza di Scafideus titanus. Purtroppo eh, in agricoltura biologica i mezzi a disposizione per combattere le cicaline non sono pienamente efficaci, il controllo è, è parziale ed è molto difficoltoso, e, e di conseguenza, da quel punto di vista lì, insomma, c'è tanto da lavorare c'è ancora da trovare una soluzione. Diciamo, a basso impatto, veramente, veramente efficace. Ecco. Ehm, passando ad un altro argomento, eh, per quanto riguarda il controllo della vite. Allora, come, come vi dicevo, il nostro territorio è caratterizzato, è molto legato, diciamo, alla tradizione, all'uso diciamo di, di prodotti a cui ci si affeziona in maniera quasi eh, così <ride> al nome, al marchio, eccetera, più che tanto alla alla reale efficacia e, e quindi è stato difficile convincere tante aziende a cambiare un po' strategie, strategie che rimanevano diciamo cristallizzate da vent'anni più o meno in questa parte. Ho portato così un piccolo esempio di, di una strategia negli anni 2000, può valere anche nel, negli anni 90 dove dove si utilizzavano in apertura il meptidinoca, poi i BE come penconazolo e tetraconazolo, magari nel periodo di fioritura si inseriva ad esempio un metrafenone, può essere un'altra un molecola, per poi chiudere col quinoxifen con l'uso alternato o abbinato di, di zolfo bagnabile o in tante altre forme. E quindi venendo incontro proprio alle esigenze di, di cambiamento, di riduzione dell'uso di agrofarmaci, della riduzione della presenza di residui, abbinandolo anche a un altro discorso che è, che è quello del, dell'utilizzo diciamo, eh, eccessivo e continuativo di, di zolfo in tutte le sue forme che ha causato o può causare insomma, un, un abbassamento qualitativo delle uve, soprattutto quelle bianche ed, ed aromatiche abbiamo iniziato a introdurre nell'uso comune, di, di, nella difesa diciamo più tradizionale, l'uso di prodotti eh, di origine biologica o comunque registrati in agricoltura biologica. Attenzione solo ai tempi che siamo Ho ormai alla fine. Ho un Grazie. minuto, due minuti. Grazie. Grazie. Ehm, portando un esempio, ma questo è solo un esempio, stiamo facendo tante prove, stiamo testando tanti prodotti diversi, la cosa che fa piacere è proprio perché è cambiato l'atteggiamento ed è cambiata la percezione da parte delle aziende stesse, eh, dove all'inizio c'era tanta diffidenza e, e anche tanta lontananza dall'effettiva dall convenienza economica per un'azienda non biologica utilizzare prodotti di agricoltura biologica. Adesso i costi si sono un po' riallineati. Si è provato per tanti anni eh, la reale efficacia di alcuni, alcuni prodotti e quindi mh, sono entrati nell'uso comune, aiutando quindi ad abbassare l'impatto generale ambientale e l'uso di prodotti di sintesi nei nostri vigneti. Quindi non mi dilungo oltre, e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille. Grazie, dottor Ferrari, siamo giunti sostanzialmente alla, alla fine di, della mattinata. Eh, gli interventi sono stati tanti, abbiamo visto diverse strategie, diversi eh, prodotti. Ora, prima di arrivare alle conclusioni, vorrei invitare sul palco Antonio Guario, mh, già direttore dell'Osservatorio fitosanitario della Puglia, che fa i saluti conclusivi. Prego buongiorno a tutti e ringrazio ancora i presenti, ma penso anche chi è in streaming per la pazienza in tutti questi eh, per questo incontro. Che sicuramente ritengo sia, sia stato, abbastanza fruttuoso. Continueremo anche oggi pomeriggio con altre relazioni. Relazioni che, sono credo, ci sono state veramente di altissimo livello. Di preparazione veramente abbastanza interessante e di informazioni anche interessanti. Eh, la mia vuole essere soltanto una uh, qualche piccola, diciamo, riflessione o considerazione, anche in uh, collegato un po' alla mia vita di attività, di 40 anni di attività di fitoiatra, di fito, di, come fitosanitario, attività fitosanitaria, ma anche legata a tutta un'attività legislativa dove se consideriamo che con uh, i miei colleghi delle altre regioni abbiamo stimolato la, la comunità europea nel dettare, nel legiferare nel, nel nell'ambito del 128, nel scrivere, che non è stata assolutamente una cosa semplice, una cosa facile, nello scrivere il piano d'azione nazionale e quindi anche che oggi viene ormai citato un po' dappertutto e se quando è stato approvato forse anche noi non eravamo coscienti di quella che era la forza che ha determinato sul territorio e nell'uso dei prodotti fitofarmaci e, e oggi i risultati li stiamo vedendo. Li stiamo vedendo in tante sfaccettature. Uno tra tanti può essere la sfaccettatura della rivoluzione a livello delle società chimiche Oggi stiamo, tutte le società chimiche sono qui a parlare di prodotti bio, di prodotti naturali più che bio, ma prodotti utilizzabili tranquillamente nell'ambito dell'agricoltura uh, dell in generale. Quindi è una svolta che sicuramente deve essere presa in considerazione, va presa in considerazione. E, e è un aspetto anche importante è, è quello con cui... Oggi e nelle relazioni lo vediamo in alcune relazioni ancora. È l'aspetto con cui si sta modificando, si sta cambiando, e lo può, lo può dire, diciamo una persona che da 40 anni ha vissuto un momento in cui solo il fitofarmaco chimico era l'unico elemento presente possibile utilizzarlo, ad una evoluzione che oggi stiamo assistendo in, questi, in questo incontro. Cioè, noi abbiamo sempre concepito lo facciamo ancora, tuttora, in alcune relazioni lo vediamo, un binomio stretto tra il target parassita e il prodotto da utilizzare. Non c'è l'altro in mezzo tra le due, diciamo, i due, i due fattori, i due, i due target, non c'è nessun altro. Quindi eravamo sempre col target parassita e il target prodotto. Ora questo è completamente sta cambiando, lo stiamo rilevando, lo stiamo verificando dove cosa ci sta di esattamente di cambiamento e di situazione in questa situazione in questo diciamo evoluzione sta saltando questo binomio cosa stiamo mettendo al posto di questo binomio stiamo analizzando esattamente la pianta e quello che sta intorno alla pianta quello che sta nel microclima della pianta nel suolo della pianta in quello che la pianta è capace di esprimere. Chiaramente forse prima non avevamo quegli elementi e quelli, eh, quegli strumenti necessari per capire queste cose. Oggi stiamo entrando nella fisiologia della pianta, per cui siamo in grado di capire cosa esattamente può servire la pianta. Giusto per una battuta eh, della serie, ti do 100 euro, te la vedi tu a risolvere i tuoi problemi. Nel senso che stiamo cercando di analizzare esattamente come la pianta può essere messa nelle migliori condizioni per potersi difendere non dal singolo parassita, ma da una serie di avversità che possono influire sulla sua produzione. Questo è un concetto importante. Ritengo per chi ha vissuto l'epoca del semplice binomio, è un'evoluzione che credo sia un'evoluzione importante proprio importante per quella che è la salute di tutti quanti, per quella che è l'ambiente la, in cui noi stiamo andando a portare avanti e continuiamo a portare a immettere determinati prodotti. Quindi è una cosa, diciamo, interessante che ho, nella riflessione ho voluto esternare anche con voi uh, a voi. Ma uh, e questo è legato anche ad un altro aspetto che mi riflettevo proprio in questi in questo periodo, questi anni. L'essere vivente è un essere che non riesciamo assolutamente a sopperire. L'essere vivente è capace in tutti i modi, per quanti fattori noi siamo in grado di poter far modificare, di, di, eh, di, diciamo, di apportare delle modifiche su questo essere vivente: lui è in grado di cambiare il suo atteggiamento, di adattarsi alle sue con delle condizioni e di modificare quello che è la sua vita per sopravvivere. Un esempio molto semplice, la filossera della vite. Dopo 150 anni che noi abbiamo risolto il nostro problema della filossera della vite, oggi ci troviamo al punto zero. La filosofia della vite è stata capace di cambiare tutta la sua attività e oggi ci troviamo con i vigneti, del, con i vigneti quindi con la presenza della Fillossera della vite su, sui ceppo europei. È una cosa diciamo, che ci deve far pensare a che, questa evoluzione che ci sta. Dopo 150 anni, noi abbiamo, siamo, abbiamo azzerato tutta la nostra diciamo, attività con gli innesti e porti innesti nel eh, ridurre a zero quello che era il problema della fillossa. Ce lo ritroviamo pari pari. Quindi sono delle riflessioni importanti che eh, dicevo, facevo, ma proprio perché eh, è necessario che la ricerca e l'evoluzione continui a fare veramente questi passi in avanti nel, nel nostro diciamo, ambiente, nelle nostre attività fitoiantiche. Grazie. Grazie. Grazie dottor Guario. Colgo allora l'occasione per concludere anch'io la, la mattinata intensa direi e eh, vorrei sottolineare anche l'importanza di incontri come, come questo, di tutta l'attività di formazione e informazione che tecnici, agronomi, eh, agenzie di stampa, tutti gli operatori in realtà del settore in cui lavoriamo fanno per eh, il progresso e per l'innovazione. Vi ricordo che per chi ha partecipato gli attestati sono disponibili fuori, fuori dalla sala, potete, potete chiedere. Io vi ringrazio per, per la partecipazione e per l'interesse dimostrato. Grazie.